Buongiorno, ben ritrovati con il consueto appuntamento di Sveglia Trieste. Anche quest'oggi, venerdì 4 di dicembre, andremo a dare uno sguardo ai giornali e poi saremo in compagnia di due ospiti questa mattina. A partire dalle 7:30 sarà in nostra compagnia il consigliere comunale Michele Lobianco di Lobianco Impegno Civico. Poi a seguire dalle 9 fino alle 10:30 sarà nostro ospite Giuliano Vesintin, consigliere della terza circoscrizione di Cittadini per Trieste. Allora cominciamo invece come di consueto andare alla rassegna stampa quotidiana con il piccolo. Partendo dunque dal giornale di Trieste, leggiamo i titoli di questa giornata, di questo venerdì 4 dicembre. Scontro in Macedonia, migrante muore, la situazione è sempre più drammatica al confine con la Grecia dove sono bloccati migliaia di disperati. L'uomo è rimasto folgorato, l'Unione Europea minaccia Atene verso l'espulsione dall'area Schengen. Questa è la notizia di apertura, riportata poi a pagina 5 dello stesso giornale. Leggiamo alcune righe per questa importante notizia. Gas e sassaiole nella rivolta dei migranti in Macedonia, la polizia attacca con i lacrimogeni, un profugo muore folgorato vicino alla ferrovia. La Grecia rischia di finire fuori da Schengen se non lavorerà in sinergia con l'Unione Europea. Poi ci sono tutti i commenti anche da parte dei leader dei paesi al summit OSCE di Belgrado, terrorismo e rifugiati in primo piano con Russia e Stati Uniti, il monito di Mosca, gli jihadisti si devono combattere come si fece nel 1945 con i nazisti. Il ministro degli esteri Lavrov non fa sconti al collega turco. E anche nella giornata di ieri le parole di Putin nei confronti della stessa Turchia sono state piuttosto dure. Ritorniamo però sulla prima pagina del piccolo. In California l'ombra della jihad si allunga sulla strage di San Bernardino. Invece Banca Italia, un terzo della ricchezza in mano al 5% delle famiglie, un rogo a Fiume, una pittrice resta soffocata nell'incendio della sua casa. Poi Veneto Banca ha fissato il prezzo di recesso, gli azionisti perdono quasi tutto. Al centro la foto di Pistorius, sentenza ribaltata, ora Pistorius rischia almeno 15 anni di galera in Sudafrica per l'attesa per l'atleta paralimpico, reato di omicidio volontario, attesa dunque la sentenza. Poi altre notizie con il top 500 in Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia supera la crisi, presentato a Trieste il dossier sulle imprese, 80 milioni per la crescita. Dal 2014 ha visto chiudere i bilanci di imprese dell'impresa del Friuli Venezia Giulia con segnali di ripresa. E quanto emerso fra l'altro alla presentazione del dossier top 500 per chi si espande, ci sono 80 milioni in 5 anni. Questa la notizia economica che riguarda la regione. Nuovo regolamento, la giunta sempre regionale mette fine alla guerra dei tatuaggi, vedremo più avanti nella pagina di riferimento. Triestina invece rischio ultras, Pontrelli sorvegliato dalla polizia per quanto riguarda la sua sicurezza, visto che la situazione attorno al presidente dell'Unione Tessina 2012, ma la stessa società, è ancora piuttosto tesa. Ragione e cronache invece i conti di palazzo, viaggi e consulenze funzionano, i tagli del presidente Serracchiani. Invece il caso delle strisce blu da rifare, vinta la battaglia dei parcheggi stretti in piazza Oberdan, strisce blu da rifare, troppo vicine l'uno con l'altra e dunque poco spazio non tanto per le automobili a stare entro i limiti delle strisce quanto gli automobilisti a riuscire ad uscire dal proprio veicolo. Denuncia poi per furto, dopo il lavoro l'artigiano se ne va con oro e gioielli, mentre il premio una studentessa triestina, 12enne, entrò nel fumetto di Paperino, mentre la laicità turbata tra presepe e crocifisso. Il commento di Pieraldo Rovatti su queste vicende quotidiane di cronaca che vedono anche a Trieste alcune polemiche riguardo la scelta di alcuni presidenti di istituto di togliere il presepe o addirittura togliere il crocifisso dalle aule. Questo dunque il piccolo questa mattina. Passiamo adesso al Messaggero Veneto per le altre notizie da parte del giornale del Friuli. Dunque il caso Bearzi arriva al Quirinale dopo la condanna del preside friulano per il crollo all'Aquila. Serracchiani scrive a Mattarella: presidente, condonate la pena al dirigente scolastico, paga per una legge che va
cambiata le parole di Seracchiani. Poi la nomina Zian, manager romano, direttore di FVG Strade, invece in appello Pistorius condannato per omicidio volontario. Calcio dopo l'Atalanta, 4 ex bomber a Totò, non è l'ora del ritiro, dunque più di qualcuno ha rivolto il proprio appoggio a Totò Di Natale, che vuole smettere quel calcio giocato. Poi incubo in America, Arsenale nella casa del killer, la strage negli Stati Uniti, Obama possibile pista del terrorismo, mentre al centro la foto dei soldati, dei militari, il governo avvia l'operazione Strade Sicure, 100 soldati presidieranno i confini del Friuli, Venezia e Giulia, più controlli su strade italiane del Friuli dopo l'attentato di Parigi. Notizia che Telequattro aveva dato già lunedì o martedì con il spiegamento di alcuni militari che a partire dalla prossima settimana presidieranno dunque i confini e i punti più sensibili delle città della regione. In ricorso invece UTI, la battaglia al TAR coinvolge tutti i sindaci, mentre passiamo alla cronaca locale. A Udine niente premi per dipendenti lite, sindaco assessore. A Usacorno invece esplosione in un silos, paura a San Giorgio. Sempre a Udine sbagli la spesa e picchia la compagna, viene condannato. Poi l'inchiesta, lo scientifico batte il classico, il Marinelli è il miglior liceo della regione, sempre a Udine, dicembre del 65, Stelliniani in piazza. Poi la storia, un 102enne romano, il partigiano più vecchio d'Italia. Questo è il Messaggero Veneto. Passiamo ora invece al Corriere della Sera. Per altre notizie, il Corriere apre con la strage negli Stati Uniti, si indaga per terrorismo, l'assalto in California, Obama in piedi, tutte le piste, il giallo di un ordigno inesploso, la figlia di 6 mesi lasciata ai parenti, una coppia di killer musulmani legati all'estremismo, in casa avevano 12 bombe e 5.000 proiettili, un arsenale vero e proprio nella casa degli attentatori. L'ipotesi del terrorismo prende forza nelle indagini sulla strage di San Bernardino, compiuta da una coppia di musulmani legati all'estremismo. Obama ha aperte tutte le piste. L'analisi e l'intervista agli assassini, viaggi misteriosi di Syed e la moglie trovata in Arabia, mentre parla Paul Berman, chiara la matrice islamica, è un terrore minimizzare dunque su questa vicenda. Cambiamo argomento con Banca Italia, stabile il reddito delle famiglie, ma la crescita è ancora debole per quanto concerne l'economia nazionale e in particolare il sistema bancario. Poi le misure, mercati freddi sul nuovo quantitative easing, il paracadute di Draghi resterà aperto fino al 2017. Investimenti e ripresa, il vero freno per l'Italia. C'è un episodio che si collega con la più grande espansione monetaria che l'Europa ricordi, rafforzata ieri da Mario Draghi, ma non riguarda i tassi di interessi, riguarda Gragnano. Questo dunque il commento sull'economia. Poi Nicole vince tutti i mondiali down, 4 ori alle gare in Sudafrica contro i pregiudizi. Mi piace adesso l'Olimpiade per quanto riguarda Nicole, che vince dunque 4 ore mondiali contro tutti i pregiudizi. Poi la scelta nucleare di Iron Man, così scrive il giornale, colloquio con Elon Musk, sogna di colonizzare Marte ma anche di salvare la Terra. Elon Musk, 44 anni, inventore, uomo d'affari, pensa sia possibile che con l'energia solare e nucleare che è da preferire a petrolio, a gas e carbone. Poi infine in processione a Paternò, la santa si inchina alla casa del boss. Nuove polemiche dunque su un inchino con la musica della colonna sonora del film Il Padrino davanti alla casa del boss. Di nuovo è accaduto durante la processione a Paternò, in provincia di Catania, per la festa della patrona Santa Barbara. E questa notizia segue a quello che fu qualche mese fa un'analoga situazione in un'altra località. Questa dunque la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo alla rassegna via web. Apriamo allora dunque l'ANSA regionale per le notizie proprio che ci vengono da www.ansa.it, sezione Friuli Venezia Giulia. Scoppio in area industriale, paura ma nessun ferito durante lo smaltimento di un silos a Ussa Corno. Notizia ripresa
correttamente anche dal messaggero veneto, ricercato, croato, arrestato al confine sloveno, fermato dalla polizia stradale di Fernetti al valico proprio di Fernetti. Poi droga, guardie di finanza scoprono una piantagione di marijuana, un arresto, serra in un appartamento a Fiume, Veneto. Smog, sabato, limitazione a Pordenone e cintura urbana, superato il valore limite polveri sottili nell'atmosfera, dunque blocco al traffico a Pordenone. Sanità, invece, Serracchiani parla del protocollo inteso con il Ministero della Difesa per sinergie tra servizio sanitario militare e regionale. Infine, calcio, Coppa Italia, Udinese batte l'Atalanta per 3-1. I friulani negli ottavi, grazie alla doppietta di Di Natale, troveranno come prossimo avversario, dunque, come prossima avversaria la Lazio di Pioli, che questa sera se la vedrà invece con la Juve nel turno d'anticipo del campionato. Poi passiamo a Trieste. Prima, più di 10 anni da scontare, arrestato Fernetti della polizia stradale, come già letto poco fa dall'ANSA. Super Yacht Trieste, meta ideale, qualità, servizio e competenze tecniche al top, prosegue il lavoro di promozione di Trieste quale meta ideale per i super yacht, avviato da Aries con la creazione delle reti d'impresa Trieste Reptiling System e Trieste Yacht Berth, e la partecipazione anche ai più importanti saloni nautici mondiali come il Monaco Yacht Show a Monte Carlo. Dunque Trieste si attesta come un punto di qualità per l'attracco degli yacht. Andiamo avanti con le notizie. Gioielli rubati ed eroina, due pregiudicati triestini fermati dalla polizia. Lavoro, scienze umanistiche, in Friuli Venezia Giulia, percorsi agevolati per i neo laureati. Altura, invece, comune Ater per la rinascita e la riqualificazione della zona periferica di Altura, tra gli obiettivi della giunta comunale e dell'Ater. Due, le iniziative in piedi. Un progetto già firmato per la rinascita dell'area curando negli aspetti urbanistici. Il secondo, la partecipazione a un bando governativo per disporre di ulteriori fondi da destinare a rilancio culturale e sociale. Infine, richiedenti asilo Torrenti con un nuovo bando, copertura dei costi del comune del 95%. L'ha affermato questo l'assessore regionale alla solidarietà Gianni Torrenti, a margine dell'illustrazione del nuovo bando a cura dell'ANCI del Friuli Venezia Giulia. L'accoglienza SPRAR interessa 345 richiedenti asilo in regione, 119 a Trieste. Passiamo, come detto e come visto poco fa, allo sport. Pioli, l'allenatore della Lazio, troppi torti arbitrali, voglio rispetto per la Lazio, parla dunque Pioli, prima della partita contro la Juventus di questa sera. Corriere dello Sport, stadio, ne dico tutto su Lazio Juve, Allegri, futuro felice alla Juventus. Poi altre informazioni con Coppa Italia, Cagliari che vittoria, Sassuolo eliminato, adesso c'è l'Inter, Cagliari che in Serie B sta facendo un cammino prodigioso, batte il Sassuolo, squadra di Serie A, per accedere al prossimo turno di Coppa Italia. Le probabili formazioni, la Roma con Dzeko per il Toro, c'è Belotti nel turno di campionato che vedrà infatti Granata contro la squadra giallorossa, invece Gaff di Cerisev, Perez difende il Real Madrid su quello che sarà poi lo stop del mercato proprio a cura di alcune irregolarità sui tesseramenti per la squadra madrilena. Poi Milan, Berlusconi ricoverato per il cambio del peacemaker, invece Inter, Icardi, fiducia alla società e da Mancini. Talent Scout, Ben Youssef, l'affare a costo zero del CAEN. Passiamo ai motori con la FIA, ecco il calendario 2016, c'è il Gran Premio di Baku, mentre Montezemolo la Ferrari è diventata il bancomat della Fiat, Mercedes, Hamilton e Wolff, io e Rosberg non diamo nessun problema. Queste le parole dei protagonisti della Formula 1. Poi il Corriere si dilunga soprattutto sul calcio con tante altre notizie. Altri sport europei, medaglia d'oro per la staffetta mista azzurra negli europei di nuoto, esordio ok della Pellegrini. Poi c'è ancora il basket, non l'Eurolega, l'NBA e quant'altro all'interno del Corriere dello Sport. Queste dunque le notizie in testa proprio al sito sportivo. Passiamo adesso, anzi prima di passare all'interno del quotidiano Il Piccolo, andiamo a vedere il servizio realizzato ieri nel corso del telegiornale Tele4 che riguarda i fatti di cronaca noiosi che sono accaduti proprio nei giorni scorsi. A fare il punto, Marco Stabile.
Fra la riparazione di una finestra e la sistemazione di un infisso, approfittava della distrazione dei padroni di casa per rubare i gioielli in oro dalla camera da letto. Storia di un serramentista muggesano, scoperto ieri dalla polizia in circostanze quanto mai insolite. L'avvicinamento da parte delle forze dell'ordine ha avuto come teatro il parcheggio del cimitero di Sant'Anna, dove sono stati rinforzati i pattugliamenti a seguito di episodi di furto e scippo a danno di anziani. Il protagonista della vicenda, di 36 anni, è stato fermato e identificato mentre si trovava a bordo di un'auto guidata da un amico. I due, entrambi pregiudicati, sono stati perquisiti e il veicolo è stato minuziosamente controllato. All'interno del vano portoggetti i poliziotti hanno trovato un involucro in cellofan contenente eroina di proprietà del titolare del mezzo, mentre il serramentista, nella tasca del giubbotto, aveva una busta contenente diversi monili in oro, preziosi per i quali alcuni giorni fa era stata spiccata una denuncia da una famiglia triestina. È stato poi quanto mai semplice incastrare il ladro, visto che proprio lui aveva eseguito in quei giorni i lavori di ristrutturazione delle imposte nell'abitazione in esame. Da qui la denuncia per furto, la denuncia del compagno di merende, quale assuntore di stupefacenti e contestuale ritiro della patente, e infine la restituzione del bottino ai legittimi proprietari. Dunque questo è il punto della situazione, dei fatti di cronaca con i furti che avvengono in città e che chiaramente interessano i cittadini di Trieste, annoiati soprattutto dal fatto che non possono più stare sicuri neanche nelle persone di cui si fidano o in casa propria. Primo collegamento con la pagina meteo con Annalisa, pronta per noi per tutte le informazioni. Buongiorno Bernardo, buongiorno telespettatori, buon venerdì 4 dicembre. Per oggi sono previste condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con temporanei addensamenti soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature saranno in aumento con minime di 9 gradi e massime di 15. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo, visibilità da discreta a scarsa con ampie foschie. Per questo collegamento è tutto, ti restituisco la linea e ci rivediamo più tardi. Perfetto, noi ci vediamo dunque più tardi per i prossimi collegamenti, sempre riguardo alle informazioni meteo. Abbiamo potuto vedere alle spalle di Annalisa quella che è la mattinata, adesso sono le 7:17, chiedo alla regia se possiamo inquadrare un attimo la terrazza, ecco, grazie, questo è lo scenario che si presenta dalla finestra di Tele4, chiaramente il paesaggio è quello di riferimento, è quello che punta verso la ferriera, e dietro alle sue spalle tutta la zona muggesana. Queste le luci di questa mattina, un po' di foschia, un po' di umidità. La città piano piano, a parte chi si è già alzato e chi sta già davanti a Tele4 o a lavoro, la città, dicevo, pian piano si sveglia. Passiamo all'interno della cronaca locale. Grazie alle notizie riportate dal Piccolo, il caso del Foro Ulpiano, vinta la battaglia dei parcheggi stretti, a breve gli stadi di Piazza Oberden e di Via Giustiniano saranno allargati e messi a norma da Saba su disposizione del comune. Dunque vinta quindi questa battaglia per i posteggi stretti. Poi le tappe della vicenda riassunte in questo piccolo schema, lo leggiamo velocemente assieme. Da marzo 2015 Fulvio Vida misura personalmente la larghezza degli stalli e segnala la violazione del codice della strada al comune. Il comune scrive a Saba Italia chiedendo di verificare le misure degli stalli e al caso di correggerle. Poi ad agosto 2015 Saba Italia ridipinge i bordi degli stalli, ma le misure non cambiano. Allora l'assessore Marchigiani, su sollecito di Vida, promette una verifica a ottobre. Dunque dell'anno corrente Vida invia una raccomandata al comune allegando una perizia sulle misure degli stalli fatta a sue spese e intimando di far cessare tale illecito, e a dicembre, dunque in questi primi giorni del mese, il comune scrive a Vida informando che è stato compiuto un sopralluogo e che si provvederà a far eseguire i lavori di segnaletica necessari all'adeguamento degli stalli a Saba Italia. Quindi riassumendo, da marzo a dicembre la vicenda pare che abbia avuto un suo riscontro e una sua risoluzione, della serie meglio tardi che mai. Andiamo avanti con le notizie via Canal Piccolo chiusa, disagi sulle rive nella giornata di ieri, come c'era stato tempestivamente comunicato dalla polizia locale. Il cantiere ha messo sotto pressione la viabilità, ma causa meno problemi della riasfaltatura di via Roma. Viene a Canal Piccolo chiusa ieri al traffico e al transito, ma alcuni disagi sono stati inevitabili, anche se piuttosto contenuti. Andiamo avanti ancora
con l'ultima notizia prima della pausa pubblicitaria, l'allungamento del Molo Settimo accelera la regione abbona all'Authority e al Trieste Marine Terminal la procedura di compatibilità ambientale già inclusa nel piano regolatore. Adesso serve il mutuo, la spesa prevista per il primo step è di 92 milioni di euro. Bene, allora siamo alla prima pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco sempre in diretta con Sveglia Trieste per continuare la lettura dei giornali. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, andiamo avanti con la lettura, anzi prima di continuare la lettura dei nostri giornali apriamo il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale, in linea con noi il Tenente Donatella Collarossi per tutte le informazioni di questa mattina, ma magari eventualmente soprattutto della nottata e di eventuali cantieri e altre informazioni. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Cominciamo col fronte della notte. La notte è trascorsa tranquilla, non ci sono state problematiche particolari con ripercussioni sulla giornata. Per quel che riguarda i fronti dei cantieri, quelli più importanti con un impatto maggiore, al momento non ne abbiamo più. Il Canal Piccolo è stata asfaltata ieri, sentivo prima che appunto ripassavate il fatto che ci sono stati dei disagi. Però piuttosto contenuti, no, Tenente? Esatto, infatti, nell'insieme noi temevamo peggio, ecco, come dire, perché comunque è una via importante di accesso a Corsa Italia e temevamo un impatto decisamente maggiore con ingorghi e via dicendo. Invece il traffico, bene o male, è stato sempre scorrevole, intenso ma scorrevole sulle rive e anche sugli assi alternativi, diciamo, di Borgo Teresiano, per cui nell'insieme con impatto meno pesante di quello che si poteva pensare. E per quel che riguarda appunto i cantieri di oggi, abbiamo sempre in piedi, in atto, dei cantieri rionali, sempre attenzione ai cartelli provvisori per evitare brutte sorprese. E una novità, ecco, diciamo, abbiamo della sostanza viscida a Roiano in via Barbariga. È una cosa che si è verificata poco prima delle 7, sul posto comunque c'è già la squadra che sta provvedendo alla messa in sicurezza della strada, per cui a breve non ci sarà più questo disagio. Perfetto, benissimo, la ringrazio Tenente, ci sentiamo più tardi. Grazie, a più tardi. Grazie, buona giornata, buon lavoro, per il prossimo collegamento ne sapremo di più eventualmente su altri tipi di aggiornamenti. Noi continuiamo la lettura dei giornali, siamo alle brevi di cronaca, dunque è nell'assemblea aperta su Italia il bonus delle tariffe, mentre a Ferdinandeo i profughi nelle attività di volontariato, quindi giovedì 10 dicembre alle 16 nella sala conferenze del MIB al Ferdinandeo si terrà un incontro formativo sulla promozione delle attività di volontariato sociale, culturale, sportivo, ricreativo che prevedano il coinvolgimento di rifugiati e richiedenti asilo presenti nel territorio cittadino. La Polizia di Stato Santa Messa, ricordo dell'ispettore Vitulli, mentre dibattito all'enciclica del Papa nel corso dei dialoghi europei. Poi sindacati con il presidio sindacale contro i tagli ai CAF, CGL, CISL, UIL e ACLI effettueranno questa mattina dalle 9 alle 11 un presidio con volantinaggio davanti alle sedi dell'INPS e dell'INAIL. L'iniziativa fa parte di una mobilitazione nazionale di patronati e CAF contro il taglio dei 48 milioni previsto nella legge finanziaria ai fondi patronati e ai compensi ministeriali e ai centri di assistenza fiscale. Queste le brevi di cronaca. Poi Colautti, neo segretario della FIOM, subentra a Borini, Potocnik riconfermato all'unanimità al vertice della Fialz. Passiamo adesso alla Ferriera con le accuse, proprio alla Ferriera vengono, le accuse alla Ferriera vengono insabbiate, denuncia degli ex grillini Prodani e Battista e Dino Smog alla vigilia della conferenza sui servizi sull'AIA. Allora, per capire meglio questa notizia, sentiamo prima il servizio andato in onda nel nostro telegiornale che parla proprio di questo. Sentiamo. Arriva. Lascio da parte della Regione dell'autorizzazione integrata ambientale a favore della Ferriera di Servola che sancirà i limiti dell'operatività dello stabilimento siderurgico. Ma intanto si susseguono gli sforamenti nelle emissioni registrati dalle centraline dell'ARPA distribuite in varie zone della città, che peraltro trovano un contraltare negativo nel silenzio delle istituzioni politico-amministrative, ma non solo. Quello che tocchiamo anche oggi in particolar modo è l'assenza della Procura della Repubblica, quindi il potere
che dovrebbe garantire e tutelare i cittadini, in questo caso per quanto riguarda Ferriera è silente. L'impegno dei parlamentari Prodani e Battista, che stamane hanno tenuto una conferenza stampa assieme all'associazione No Smog, è rappresentato dalle molte interrogazioni presentate ai diversi ministeri competenti, rimaste lettera morta, ma anche nella richiesta di invio da Roma degli ispettori, anch'essa rimasta senza esito. E anche per quanto riguarda le intenzioni della proprietà vi è un certo scetticismo. Ma un conto sono le parole e un conto sono i fatti. Basterebbe rivedere le dichiarazioni che ha fatto lo stesso Cavaliere Arvedi in Commissione Industria durante l'indagine conoscitiva sull'Ilva di Taranto, quello che diceva, e io penso che dovrebbe essere il suo primo interesse e obiettivo quello di avere una produzione sostenibile, non impattante sul territorio e quindi che non inquina. Resta infine molto critica e preoccupata la posizione dei cittadini. Stiamo vivendo la situazione peggiore di sempre e abbiamo avuto nel periodo di 14-15 giorni di fila di sforamenti, ma il sindaco ha chiuso il centro città, che quindi ci azzecca poco. Adesso in assenza di vento siamo nuovamente con sforamenti giornalieri, siamo arrivati al record per quanto riguarda questa situazione e non sta cambiando assolutamente nulla. Pertanto ci chiediamo quando decideranno di intervenire. Ormai è un problema non solo di Servola ma di mezza città. Queste dunque le parole di Prodani Battista e di Adriano Tasso di No Smog sulla vicenda Ferriera, che chiaramente non termina qui ma anzi apre un nuovo fronte. Noi continuiamo con il giornale, parte il concorso di idee su Sant'Antonio, dunque il bando per ridisegnare l'area antistante alla chiesa andrà in giunta la prossima settimana a decidere 5 esperti. L'obiettivo era una via trionfale tra piazza Oberdan e piazza Ortis. L'interramento del canale risale al 1934, venne fatto con le macerie del ghetto. Queste foto storiche, come dire, le foto che furono, no, a sinistra, infatti, all'inizio del riempimento del canale Ponte Rosso davanti a Sant'Antonio nel 1934, sopra e sotto le foto dunque del giornale, operai a lavoro per risanare il canale, foto di archivio in questa pagina del Piccolo. Passiamo adesso ad altre notizie, perché concorsi salva precari all'università, intesa con i sindacati per regolarizzare nel prossimo quadriennio una quarantina di posizioni tecnico-amministrative. Altre brevi di cronaca, lezione sulle disgrafie con due esperte dell'Università Popolare, mentre l'Istituto Sloveno di Ricerche parte il progetto Conosciamoci, mentre alla CGIL pensionati elettrici senza tariffe agevolate, infine sociali e socialisti liberali, problemi dello sport al Savoia. Sarà il sindaco Cosolini ad aprire la tavola rotonda Sguardi incrociati sullo sport a Trieste, che organizzata dalla Libertas Volley e dell'Associazione Socialisti Liberali Triestini, si svolgerà oggi alle 17 nella sala conferenze dell'Hotel Savoia in via in riva Mandracchio 4. Trieste, si legge in una nota di presentazione, deve tornare ad essere città protagonista del cambiamento e della modernizzazione. Anche lo sport può innestarsi in questa spirale positiva. Emblematica a questo riguardo la situazione della Triestina. Poi oggi premio per il logo delle pari opportunità, il concorso proprio su questo simbolo. Poi confronti pediatrici con 1300 medici, congresso nazionale alla sessione marittima, un evento che prevede un dibattito serrato tra relatori e pubblico, presenti anche molti giovani, oltre ai 1300, anzi di cui entrano nel numero dei 1300 medici presenti a questo importante congresso nazionale alla stazione marittima. Poi sempre di medicina parliamo, l'etica di fine vita in presenza delle DAT, medici, giuristi e politici a convegno oggi in corte d'assise. Pandullo, c'è bisogno di fare chiarezza, le parole del presidente dell'ordine dei medici Claudio Pandullo. Cosolini si schiera in difesa del presepe, sì all'apertura multireligiosa ma non dobbiamo nascondere i simboli della nostra tradizione. Scontro tra la diocesi e la CGIL. Leggiamo alcune righe di questo articolo di Giampaolo Sarti. La difesa dei presepi nelle scuole triestine dopo il caso Melara sembrava appannaggio del centrodestra, una battaglia tutta loro. Invece no, il sindaco Roberto Cosolini, seppur con tutt'altro tono, non la pensa affatto diversamente. È chiaro
che siamo chiamati all'apertura multiculturale e multireligiosa, premette. Un fatto ovvio a Trieste, la cui storia si legge proprio nell'incontro tra diverse nazionalità e credo. Detto questo, osserva il sindaco, ritengo che non dobbiamo nascondere i simboli della nostra tradizione, che sono segni in cui si riconoscono milioni di persone. Siamo aperti ai simboli e alle altre culture, ma dobbiamo far conoscere i nostri. Questa è la ragione per cui c'è un presepe in Piazza Unità. Non credo che la multiculturalità abbia bisogno di queste misure. Queste le parole del sindaco Cosolini in merito alla polemica recente sulla presepe e sui simboli della tradizione, diciamo, cristiana, che in alcuni casi sono stati rimossi per non turbare o per andare incontro alle persone di altro credo presenti in istituti o in altri luoghi pubblici. Questa è la notizia. Poi Innocente è sfuggito il boia, testimone a Trieste, la conferenza di Curtis McCartney contro la pena di morte, con il cartello emblematico che tiene in mano, i post death penalty, questa è la scritta che ha in mano proprio il personaggio in questione. Si chiude invece la mini crisi sull'affare Palestina, il chiarimento in commissione trasparenza, Andolina, giunta bacchettata, non serve la sfiducia. Siamo alla cronaca, incinta di 2 mesi insegna a rubare al cognato di 16 anni, lei ne ha 21, incinta al secondo mese, lui fratello di suo marito appena 16, i poliziotti li hanno presi l'altro pomeriggio a bordo della 37 con addosso un cacciavite davanti agli occhi degli altri passeggeri, dopo che la giovanissima coppia di zingari aveva scorazzato poi la periferia est della città tentando di intrufolarsi tra case sfondando le porte e finestre. Il ragazzino dunque è stato affidato a una comunità protetta, la donna invece è nata a Voghera e residente ufficialmente in Croazia, precisamente a Zagabria, già nota alle forze dell'ordine per precedenti specifici fino all'età di 13 anni, complimenti, si trova invece al Coroneo dopo che al termine dell'interrogatorio di garanzia la presenza del PM Baldovini e del suo difensore Mameli, il GIP dei Notti ne ha convalidato la custodia cautelare in carcere. Poi Oro sparito di casa, è stato il serramentista, mugesano di 36 anni, sorpreso per strada con i gioielli e strazzo tratti dall'abitazione di una famiglia di cui aveva appena lavorato, la notizia che abbiamo ascoltato prima grazie alla ricostruzione di Marco Stabile. Poi militante PKK al concerto, hacker in campo all'indomani dell'esibizione di Alessio Lega, il circolo Germinal, il sito del cantante viene preso di mira. Pontrelli, sorvegliato speciale dalla Digos, la polizia in allerta contro eventuali aggressioni di qualche isolato facinoroso in vista dell'ultimo atto di mercoledì in tribunale. E dunque meglio prevenire meglio che curare, scrive Piero Rauber in questo articolo. Più azzeccato sarebbe dire in questo caso è meglio che rischiare di assistere a una replica. E poi che poi possa trattarsi di una replica in stile Tonellotto, chi se l'ha dimenticato il tentato assalto allo stadio del febbraio 2006, comunque sventato dalle forze dell'ordine con tanto di fuga sotto scorta a grado, o in una stile Aletti nel gennaio del 2012, il defunto ex patrono Alabardato denunciò di essersi visto mollare delle pizze in faccia fuori da una pizzeria di Opicina. Non importa dunque, l'importante è che di questi tempi non ne venga fuori uno stile Pontrelli. Per questo, in vista del suo annunciato rientro in città alla vigilia della decisiva udienza di mercoledì, in cui il tribunale potrebbe sancire il fallimento dell'Unione Triestina 2012, l'attuale numero uno del club diventa un sorvegliato speciale della polizia. Obiettivo: evitare che lo stesso Pontrelli possa a sua volta diventare un obiettivo sensibile, oggetto di una potenziale aggressione. Questa dunque è la notizia che emerge in difesa del presidente Pontrelli, più che altro per evitare risse poco eleganti, in particolare se queste avvengono in tribunale. Neopatentato va a 100 all'ora in costiera e perde in un solo colpo tutti i punti. Dunque 3 pattuglie specializzate della locale hanno costituito un posto di controllo al bivio di Miramare con i mezzi provenienti dalla costiera. Più tardi sono spostati in via Carnaro, infine hanno incocciato proprio il neopatentato che andava a 100 all'ora in costiera, proprio togliendoli tutti i punti in un colpo solo. Adesso passiamo
Ad altre notizie, le venderigole entrano nell'archivio di Slow Food, la storia delle donne di confine in un video destinato ai granai della memoria. L'11 dicembre ci sarà un incontro pubblico sugli antichi mestieri femminili. Andiamo avanti con le altre notizie, sempre superando tutta la parte pubblicitaria. Medicina, 50 anni di ricerca e assistenza, la facoltà di Trieste, ora dipartimento, celebra mezzo secolo di vita con una grande festa il 9 dicembre a Cattinara, mentre la mensa studentesca non solo in Piazzale Europa si amplia l'offerta grazie alle convenzioni con i punti di ristoro situati in varie zone della città. Per quanto invece riguarda l'economia, ci sono anche delle start-up che stanno di Innovation Factory che stanno emergendo. Allora facciamo anche in questo caso il punto di quanto raccontato ieri nel corso del nostro telegiornale, grazie al servizio andato in onda proprio nei TG dell'ora di pranzo e dell'ora di cena. Allora vediamo se è pronto il contributo in modo tale da poter sentirne di più sull'Innovation Factory, per quanto ci può raccontare, è andato in onda nel telegiornale di ieri. Due delle sette start-up di maggiore successo a livello nazionale nascono da Innovation Factory, l'incubatore apposito di Area Science Park. Forte dunque del successo di Mode Finance, start-up specializzata nell'analisi finanziaria, e di Blue Wago, portale che propone servizi turistici, Innovation Factory ha presentato questo pomeriggio una piccola guida per start-upper. Nel corso dell'incontro all'Impact Hub sono stati analizzati intanto gli errori più comuni che si compiono quando si dà vita ad una start-up, indicando comunque come evitarli. Ci si concentra sempre sullo sviluppo del prodotto senza considerare il mercato e senza considerare se il team è all'altezza di portarlo sul mercato. Questi sono gli aspetti più critici. Spesso quindi si fanno fortissimi investimenti sullo sviluppo diretto del prodotto e non si pensa invece a portarlo effettivamente sul mercato. Resta un dato, le opportunità che offre una startup sono più che significative. Le opportunità da cogliere sono quelle di essere molto attenti, di tirare fuori i segnali deboli che arrivano proprio dal mercato, da farsi accompagnare da chi magari può aiutarti in questo percorso. Innovation Factory in questi giorni ha dato vita ad un bando per startupper, ci si può iscrivere fino al 15 dicembre. Innovation Factory che ha lanciato un bando per chi vuole fare impresa innovativa oppure per chi vuole consolidare la propria impresa innovativa. È un bando che accompagna l'imprenditore in questo percorso e dà anche un finanziamento nel capitale sociale per poter entrare sul mercato in maniera sostanziale. Eccoci in diretta con Sveglia Trieste, il nostro primo ospite di giornata, come avevo anticipato all'inizio trasmissione, è Michele Lobianco, consigliere comunale di Lobianco Impegno Civico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai telespettatori di Tele4. Bentornato. Ben ritrovato, insomma. Ogni tanto ci vediamo, insomma. Ogni tanto qua sono. Allora, Lobianco, io volevo aprire con le parole del sindaco su una delle questioni che sta in particolare premendo, interessando molti cittadini anche attraverso le telefonate, si sono dimostrati partecipi riguardo a questo argomento, ossia quello, visto che siamo in periodo dicembrino, pian piano si avvicina al Natale, la città si è anche adornata ad hoc per le festività, non poteva mancare il presepe di Piazza Unità, e di presepe in qualche modo parliamo in via diciamo correlata, perché è stato al centro della discussione su alcune rimozioni di presepi o simboli religiosi come il crocifisso in alcune strutture, in alcuni luoghi pubblici come istituti scolastici e quant'altro. C'è chi si è scagliato a favore, c'è chi contro. Il sindaco in questo caso, come scriveva Giampaolo Sarti nell'articolo, sembrava quasi un caso solo del centrodestra, però anche il sindaco si è diciamo messo dalla parte di chi dice questi sono i simboli diciamo della nostra cultura e vanno rispettati e vanno mantenuti. Come si dice, meglio tardi che mai. Il sindaco, come spesso accade, arriva sempre tardi, insomma, anche in questo caso ha capito, prima ha annusato da che parte stare, poi a un certo punto ha scelto di stare con la ragione, insomma. E visto che si parla appunto di simboli della cristianità, insomma, che io mi permetto di fare gli auguri a tutte le barbare, perché oggi è Santa Barbara, oggi è la patrona della Marina, dei Vigili del Fuoco, degli artiglieri, perciò a tutte le barbare un caro saluto, un caro augurio. Detto questo, il caso del presepe che a Melara, insomma,
che non, insomma, il caso delle festività natalizie che non si vogliono festeggiare in quel comprensorio scolastico è un caso gravissimo, perché è evidente, io vedo, sono molto preoccupato da questa deriva laicista, da questa deriva relativista, insomma in buona sostanza dal fatto che si vogliano abiurare, si vogliano nascondere, si vogliono eliminare i simboli della nostra civiltà. Uno dei simboli sono appunto le radici cristiane. Devo dire, caro Gulotta, che io non mi meraviglio neanche più di quel che sta accadendo, perché quando nella Costituzione europea i nostri politici non si sono incatenati, nostri inteso tutto, perché nella Costituzione vi fosse quel passaggio fondamentale che richiamava le leggi cristiane della nostra, no, dell'Europa, beh, già lì, ma poi potremo ampliare tutto il... Quindi, tornando invece ai tema di casa nostra, guarda, io quando ho saputo che a Melara non si vuole fare il presepe, non si vogliono fare i festeggiamenti natalizi, guardi, ho pensato subito che per quanto mi riguardava quel preside e tutti i docenti che hanno fatto questa scelta andavano licenziati in tronco, cioè per me, senza mezzi termini, perché vedete, il problema come è che noi i nemici li abbiamo in casa, non è che dobbiamo aspettare l'ISIS, quando noi abbiamo gli italiani, nostri concittadini, che dicono noi per non turbare la sensibilità d'altri non vogliamo non facciamo il presepe, non festeggiamo il Natale, ma se non, voglio dire, ma ci rendiamo conto che questo è quello che vogliono gli integralisti islamici? Cosa vogliono gli integralisti islamici? Vogliono appunto questo, che noi abiuriamo e cancelliamo i nostri valori, e questo è un successo, per paradosso indiretto, di questi integralisti. Ma il problema è che siamo noi italiani. Io vorrei vedere, a parti invertite, se una componente cristiana nei paesi arabi dicesse, sa, perché evitiamo di festeggiare le feste islamiche, ma voglio già immaginare cosa sarebbe accaduto. Ecco, lascio immaginare. Quindi ben venga, ma ormai a tempo scaduto la dichiarazione del sindaco, e però mi auguro, perché questa non si può continuare in questa spirale di pericolosa deriva laicista, dove si vogliono cancellare, nascondere i nostri valori, le nostre radici cristiane. Abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno, sono Sergio. Sì. Allora, non volevo parlare dei presepi, perché comunque lo faccio da quando sono nato, quindi dei 70 anni che l'ho fatto. Sì. Però volevo allacciarmi al discorso di alcuni giorni fa, dove che è stato messo sui giornali un servizio che in Europa la pianura padana è la più inquinata dalle polveri sottili di tutta Europa, dove che le più morti, mi sembra 86.000, mi pare, dovuti alle polveri sottili, e dovute soprattutto il servizio per le automobili a gasolio, autotreni e via dicendo, e su. A questo punto, guardando la cartina, non si vede Trieste. Allora, tutto questo discorso che si fa sulla ferriera, sul non smog dovuto alla ferriera, secondo me è come un specchietto per le allodole, no? Perché qualche anni fa aveva detto che bisogna serrare la ferriera a tutti i costi, indipendentemente se fa bene gli impianti, se non se li fa bene gli impianti di depurazione, eccetera. Qua se vuoi serrare la ferriera per qualche motivo. Adesso l'Europa ne dà la cartina anche che Trieste non c'entra. Adesso non so, ogni d'un dopo la vedi come che vuoi. Mi la vedo che la ferriera inquina, e siamo d'accordo, ma non in modo superiore a tutti gli altri inquinamenti che esistono, dagli automobili, autotreni e compagnia bella. Okay. So che adesso il signor che è presente mi darà contro.
Ma no, le rispondo in modo anche simpatico. Sì, la medici. La verità. Grazie, allora, buona giornata, grazie. Allora, al caro Sergio, al caro telespettatore Sergio che ha chiamato, vede, l'elemento che l'Europa si sia dimenticata, che l'Europa non ha, in questa cartina non ci sia Trieste, temo purtroppo che faccia parte di una delle, delle tante dimenticanze che proprio di individuazione di Trieste, no? Perché spesso ci si dimentica che Trieste esiste, ma non solo in Europa, figuriamoci, anche in sì. Italia e nella regione stessa. Quanti dicono la regione Friuli, omettendo Venezia Giulia, anche le previsioni del tempo, noi siamo, no? Non c'è nemmeno l'indicazione sulle previsioni del tempo sulla nostra città. Ma detta questa battuta, Pianura Padana è un tema, la Ferriera è un altro. Ora, con io la mia posizione netta, senza come dire posizioni ondivaghe, la Ferriera va completamente riconvertita, l'area a caldo va chiusa, punto. È un'industria siderurgica pesante nel cuore della città, che interessa con buona pace di tutti i triestini, tutta la città, perché si continua a dire sempre Servola, Valmaura, guardate, ma stragrande maggioranza della città ne subisce le conseguenze, assieme ovviamente al traffico, assieme a tutto il resto, ma insomma, quell'industria siderurgica o viene cambiata così come dovrebbe prevedere questo piano industriale, ma con la chiusura dell'area calda, o se no non se ne fa niente. Allora, avevo aperto intanto il giornale, per tornare sugli argomenti sì. di prima, il giornale di lunedì, il piccolo di martedì, sì. Dove ci sono anche le posizioni dei personaggi, diciamo in questo caso chiamati in causa, sì. come il... dunque, come il preside, come il don Ettore Malnati e l'assessore sì. Grimm. L'istituto comprensivo di via Forlanini, che conta su 850 iscritti, conferma anche quest'anno la scelta di festeggiare laicamente il Natale, sì all'albero dunque, non al presepe, come gravissimo, il preside Andrea Albon. È gravissimo. Sì. Presa di posizione poi di don Ettore Malnati, il vicario episcopale don Ettore Malnati sferra un durissimo attacco accusando l'istituto di Melara di combattere da anni una lotta contro il presepe, che è segno della nostra cultura, quelli propugnano una scelta, una società senza religioni. Oh, poi per io finire... sono con Malnati, perché qui, scusi, sì, prego, come prego, ho detto prego, prima, noi i nemici li abbiamo in casa, quelli sono quel collegio docenti che lo ha deciso, il preside, sono nemici della nostra cristianità, ma poi che forgiano le menti dei nostri bambini. Voi pensate a portare un bambino lì in quella scuola? Sono dei, guardi, sono dei comunistelli. Ma no, senza questa gente, ma che educa i nostri figli, perché il problema è chi educa i nostri figli. Allora abbiamo persone che educano i nostri figli e dicono così, ma pensa, senza almeno coinvolgere, io penso, mi auguro che abbiano almeno coinvolto le famiglie. No, d'amblè loro decidono, non si fa il presepe. Ma chi l'ha detto? Questi qui. Ma queste persone dovrebbero veramente, prima come dire, di prendere decisioni del genere, capire qual è la ripercussione, la ricaduta su una scelta del genere. Guardi che è una pericolosa posizione questa, pericolosissima, perché i bambini sono elementi delicati, hanno delle menti veramente pure, non puoi forgiare le loro menti a seconda della tua tendenza politica, perché quello è un provvedimento politico, punto. Ma i bambini non hanno colpa delle tendenze politiche dei docenti, che ahimè sono ovviamente della sinistra più radicale, di quella chiaramente estremamente laicista. No? Allora, e su questo tema poi, sai, il sindaco arriva a quest'ora a dirlo, poi ci sono posizioni che immagino, no? quelle posizioni chiamate cerchio bottiste, non colpo al cerchio, un colpo alla botte, della Grimm, di altri, eccetera, ma questa è una posizione che deve andare sui tavoli, veramente, non solo del provveditore, ma del ministero. Guardi, io sono uomo di destra, giusto? Ma se anche Renzi ha detto, nel caso di Rozzano lì, che è stata una scelta sciagurata, anche a Trieste deve arrivare una risposta netta, chiara su questo. Non è possibile, perché se adesso in quel comprensorio si fa così, se ci saranno altri docenti di quella tendenza politica in altri comprensori, ci sarà in un altro comprensorio scolastico la stessa scelta. Ma dove andiamo? Ma perché dobbiamo distruggere le nostre tradizioni? Qua non si tratta di tradizioni, qua si tratta di
valori, di principi, di ideali che fondano e sono elementi fondamentali della nostra società, del nostro vivere, della nostra storia, della nostra cultura, e non perché mi arriva il comunistello di turno e mi dice via, aboliamo il Natale, ma non puoi abolire tu il Natale, chi sei tu per abolirlo? Infine ci sono le parole dell'assessore comunale. Lo so, dopo c'è Grimm. E allora leggo: l'assessore comunale all'educazione Antonella Grimm non scende nella polemica né tantomeno si schiera ricordando che ogni scuola ha la sua autonomia scelta è decisa dai singoli istituti. Non è vero, questa è una risposta irricevibile, questa è la solita risposta pilatesca. O sei con le radici cristiane della tua, società, del luogo in cui vivi, o se no non lo sei. Bene, questo diciamo è un discorso che non è nuovo di quest'anno, è qualcosa no, che si ripete. No, ma però è successo qualcosa di diverso quest'anno. Abbiamo, il tema è che abbiamo qualcosa attorno a noi, che c'è una pressione, insomma, non da poco. In Francia è accaduto qualcosa, negli Stati Uniti l'altro giorno è accaduto qualcosa. In Italia è stata, vedete, adesso potremmo ampliare, ma io questo non lo so. In Italia sono stati arrestati dei bosniaci integralisti musulmani lì che stavano organizzando, eccetera, li abbiamo a casa nostra. Allora, se anche noi, che dovremmo essere, a difesa dei nostri valori, abbassiamo l'asticella della difesa dei nostri valori, a quel punto, signori miei, si rischia veramente, insomma, siamo gli autolesionisti, ma noi italiani abbiamo questo sport dell'autolesionismo. Il tutto, quindi, in qualche modo mi sta facendo capire che si lega, cioè l'accentuarsi di tutte queste iniziative anche dei singoli istituti, eccetera, si lega molto con gli arrivi dei richiedenti asilo in città, con questa ondata di immigrazione, è un aspetto slegato? Sono due temi. Sì, c'è questo equivoco, sono due temi diversi. Un conto è il fenomeno dell'immigrazione. Si dice c'è più gente di cultura islamica, e quindi si cerca di essere più. Ma viva Dio, io mi auguro. Bravo, bravissimo dottor Gullo. Ma voglio dire, viva Dio, io ritengo che finché, insomma, in Italia dovrebbero governare gli italiani, dovrebbero ancora essere, titolari del governo di qualsiasi. Ecco, anche nel mondo della scuola dovremmo governare noi e non chi arriva adesso come da ultimo nel nostro paese. Ecco. Detto questo, a Rozzano, parliamo perciò del tema, le stesse famiglie di religione islamica hanno detto no, festeggiate il Natale, ma perché dovete abolirlo? Ma gli stessi, ma noi a Trieste abbiamo questi... Voglio dire, no, quello è un tema slegato, noi parliamo invece di conservare ancora almeno le nostre tradizioni cristiane, se le vogliamo distruggere, abbiurare, ma poi pensate a questi bambini, come vengono disorientati. Allora, i bambini che frequentano questa scuola avranno gli amici in un'altra scuola, e gli amici in un'altra scuola diranno, insomma, si parleranno e diranno, sai, noi festeggiamo il Natale, abbiamo i regali sotto l'albero, il presepe, e noi no. E perché? Ecco, ma pensate il disorientamento anche di questi bambini. La scelta, io rivendico, è giusto che vi sia autonomia, ma non autonomia su temi di questo livello. Questi sono temi nei quali l'autonomia non c'entra. Abbiamo una telefonata, poi andremo in pubblicità. Sentiamo rapidamente chi ha il telefono. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a voi. Sono contenta di parlare con degli amici. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie. Io non vorrei ripetermi, ma già l'ho detto anni fa, quando Berlusconi vinse le elezioni, un mio amico politico di sinistra mi ha detto tanto non ha importanza, perché i centri di potere sono in mano nostra e Berlusconi non lo faremo governare. Adesso mi sembra che questa sia la dimostrazione pratica, no? Sicuramente. È la dimostrazione pratica di quello che stanno facendo. Scuole, università, ospedali, è tutto nelle mani di persone che addirittura con la sinistra di adesso sono in discrepanza qualche volta. E quindi la mia telefonata era per un altro motivo.
Sì. Io volevo dire questo, molte volte vedo nella televisione che parlano a chi vanno i soldi questi soldi degli extracomunitari che vengono erogati, no? Sì. E penso a, non so se vi ricordate, anni fa c'erano i congressi del PD che sembravano delle feste enormi, tutto con cose a grandi alberghi, tappezzati, grandi riunioni, adesso sono sparite queste cose. Allora dico, ma evidentemente il governo ha accorciato le sostanze e non hanno più i fondi per fare queste cose, no? E da qualche parte devono venire adesso i fondi per mantenere tutto il baraccone. Mi sembra che probabilmente queste sono attingere a delle nuove fonti, visto che il governo non eroga più. Okay. Ecco, questa era una domanda che volevo fare. Va bene, grazie, buona giornata, grazie. Lo Bianco, rispondiamo dopo la pubblicità. Qualche istante, ritorniamo fra poco. Rieccoci dunque in onda con Sveglia Trieste, come potete vedere a fianco a me è ospite questa mattina in questa prima parte della nostra trasmissione consigliere comunale Michele Lo Bianco, che ci sta già facendo compagnia da mezz'oretta circa. Vogliamo rispondere alla telespettatrice? Allora, alla telespettatrice rispondo con la prima considerazione: assolutamente sì. Noi del centrodestra, quando andiamo al governo, non abbiamo la capacità tentacolare che ha la sinistra. La sinistra ha una capacità tentacolare di arrivare dappertutto, nella università, nella sanità, nella scuola, no, eccetera. Quindi governa lei anche quando perde elezioni i luoghi chiave, no, del governo della nostra nazione. E per quanto riguarda poi il tema dei congressi del PD, o comunque in genere dei congressi che sono dell'attività politica che il PD fa in tono minore, e questo ormai fa parte anche di un modus operandi diverso, che poi questi soldi non... Mi chiedeva se immaginavo, insomma, se questi arrivassero da altre parti, perciò da questa storia dei contributi agli extracomunitari, questo penso di no, ma insomma il tema invece sono due temi diversi, insomma, ecco, tutto qua. Lo Bianco, vede questa schermata, parte un corso dei idee su Sant'Antonio. Parte il concorso idee su Sant'Antonio. È interessante questo perché vede... ai telespettatori, no? Mi rivolgo veramente con estrema nettezza e sincerità. Siamo in campagna elettorale. Allora, quando si è in una campagna elettorale strabiliante che il sindaco Cosolini, il centro-sinistra, sta portando avanti, e questo è il tipico esempio di campagna elettorale. Ora, serve, e io già in una trasmissione ho detto di non essere disponibile nemmeno a trattare questo argomento, però tant'è, è ritornato alla ribalta, perché sono stati anche, per fare questo concorso di idee, la giunta Cosolini ha messo a disposizione dai 10 ai 15 mila euro, non mi ricordo se 10 o 15 mila, ma poco conta, comunque un sacco di soldini per fare un progettino per come potrebbe essere il canale futuro assieme alla piazza Sant'Antonio. Ora, questa idea, e io ho la fortuna di aver 50 anni, ma di aver vissuto l'attività politica da ormai più di 20 anni, è un'idea che lanciò il Partito Socialista attraverso il suo ispiratore Gianfranco Carbone, che ritorna, si vede che è l'ispiratore nuovo di Cosolini. Cosolini ha questo nuovo ispiratore, no? Che è Gianfranco Carbone. E le note del piccolo di tanti anni fa mi danno ragione, alla fine degli anni 80, agli inizi degli anni 90. E siamo di nuovo. Allora, cosa succede? In campagna elettorale, ogni tanto, per distrarre i cittadini dalle manchevolezze di un'amministrazione, si lanciano delle idee. E questa, ecco, io invece di fare questo concorso di idee, direi al sindaco, a chi per esso, di andare a pulire intanto il canale di Ponte Rosso, che non sarebbe male, che peraltro si chiama Canale Grande, insomma il canale di Ponte Rosso, che sarebbe già un risultato. Poi sarebbe sufficiente, insomma, sarebbero sufficienti delle opere di riqualificazione, ma io ripeto, non entro nemmeno nel dibattito. È necessario? Per me non è necessario, abbiamo tante cose più importanti da fare, guardi,
Adesso, al di là di tutte le asfaltature elettorali che abbiamo in questo periodo, registro che l'altra settimana è stata asfaltata bene o male, ecco, un'asfaltatura importante davanti alla posta, eccetera. Beh, via Roma. Ecco, via Roma, ma ahimè, con temperature non consone all'agglomerato bituminoso e con anche della piovigine. Io non so quanto durerà quell'asfaltatura, ma questo è un tema tecnico. Speriamo che duri. Assolutamente. Ma dico, sono asfaltature di natura. Beh, insomma, per dire, abbiamo tante altre cose. Abbiamo la galleria di Piazza Foraggi, certo. Abbiamo delle scuole da sistemare, abbiamo delle case, insomma, abbiamo l'infinito mondo. Questa, per l'amor di Dio, abbiamo la grande partita del Porto Vecchio, perché tutti ci... Poi abbiamo tante cose, adesso di colpo... La campagna elettorale farà fiorire tante altre idee. Guardi, fra poco parleremo anche del Porto Vecchio. Prima però abbiamo una telefonata. Pronto? Ah, buongiorno. 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 Allora, io vorrei chiarire una cosa. Religione e politica sono due cose completamente diverse. E la politica prende la religione perché gli interessa le feste, per fare il consumismo. La religione è qualcosa di intimo. Quello che uno ci pensa dentro per il suo trascendente, per la sua futura vita, eccetera. La politica deve solo governare il presente, il vivere delle persone. Non per niente, lo Stato italiano non ha più la religione di Stato. E questo deriva dalla cultura che si è evoluta in Occidente attraverso la Grecia antica, i Romani, la Rivoluzione francese ha fatto una cesura netta tra Stato e religione, perché religione è oscurantista e blocca lo sviluppo degli stati. La stessa cosa è venuta con la rivoluzione di ottobre. Guarda caso, hanno da parte la chiesa, eccetera. Il problema di oggi è che l'Islam non ha fatto questo percorso, per cui noi dobbiamo in qualche modo trascinare l'Islam per avere pace nel mondo, a fare anche noi questo percorso, separare lo Stato dalla religione. Se le due cose sono unite, non ci si viene fuori. Allora o si continua in questo discorso, io sono cristiano e quindi se lo scontro continuerà per sempre, oppure si comincia a fare un qualche cosa che è già cominciato nei tempi passati e che si spera che continui nei tempi futuri, perché se no non si finisce più. Grazie. Grazie. Lubianco, lei è in linea con quello che ha detto? Ma insomma, sono visioni che per se, adesso la mia opinione con questa del telespettatore che io saluto e ringrazio, ma sono bisogna diventa un tema molto ampio, però bisogna presidiare alcuni temi, alcuni valori in certe istituzioni come quella della scuola, ecco. Io direi che laicizzare immediatamente, dire bene, chiudiamo tutto, via tutto, tutto ciò che è stata la nostra cristianità in Italia, la vedo difficile, insomma. Comunque, sono posizioni legittime e rispettabili. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buondì. Buongiorno, da Udine. Buongiorno, prego. Ascolti, io resto, cioè trovo un dolore fisico a vedere la specie di discarica che sta diventando la nostra scuola. Ai primi anni 60, quando frequentavo le medie, un professore si è permesso di fare dei discorsi politici. Sì. La preside, che era una specie di genio, è arrivata in classe e ha detto che la scuola è una cosa sacra. Nessuno può permettersi di violarla. Allora, bene, via i presepi, via tutti, però via i veli islamici. Via i professori che sono iscritti ai partiti, perché adesso fanno lavaggio del cervello ai ragazzi senza che noi ci accorgiamo. Adesso pian pianino si stanno insinuando e vogliono distruggere la nostra società. Parlano di integrazione di questi signori. Da quando sono arrivati qui in Italia hanno provocato solo danni. Poi parlo di integrazione, andate a Udine a vedere il cimitero, hanno voluto avere la loro porzione con l'entrata personale, vogliono avere le loro abitudini, le loro cose, poi anche le moschee, no? Noi per fare qualcosa dobbiamo fare 1000 autorizzazioni. Ieri il signore che aveva partecipato ha detto che arrivano 300, 400, ma la pubblica sicurezza, le norme,
valgono solo per noi. Mi, capisce, mi dispiace di vedere che quello che noi abbiamo costruito venga, venga distrutto in questo modo. Non accetto questo sistema, assolutamente no. Perché poi parlano di integrazione, però pian pianino fanno quello che vogliono. E noi dobbiamo stare zitti perché qualcuno li difende. Scusi, adesso se una persona va a cercare lavoro e viene tartassata, viene praticamente obbligata a tutte le imposizioni. Scegliamoci altri migrati, quelli che fanno meno danni. E poi se, vi ricordatevi bene che loro ammazzano gli animali e li sgozzano. Hanno le loro macellerie, hanno i loro negozi, hanno il loro modo di vivere. Se voi andate a Udine, sta diventando una casba. Vi ringrazio del, grazie, di buona avermi giornata. Accettata. Buon dì. Grazie, signora, buona giornata. La ringrazio. La signora giustamente pone il quesito, che è il quesito madre, insomma. Noi dobbiamo, come dire, tutelare le nostre tradizioni, la nostra, mi sia consentito, ma insomma, la nostra patria, perché non si usa mai questo termine. Noi abbiamo storia millenaria da tutelare, da difendere, e non possiamo abbassare la guardia e anzi essere noi nemici di noi stessi e, come dire, aprire a tutto, a tutti, e ridurre le nostre, i nostri valori, anzi negare i nostri valori, negare i nostri principi, i nostri ideali, e sacrificarli sull'altare di chi? Ma di chi? Ecco, per quel problema è di chi? Cioè noi siamo, il problema, come ho detto prima, i peggiori nemici li abbiamo a casa nostra, che si, ecco. Questo è il problema. Giro una proposta che non è mia, ma che mi è arrivata alle orecchie, sì, non posso dire da chi. Se qualcuno vuole festeggiare un Natale laico, che il 25 vada a scuola. Ma certo! Ma è una provocazione, che non sia Beh, questa è una provocazione che io leggo sul, insomma, leggo sul web cosiddetto, no? Sì, a un certo punto. Esatto, anche io ho visto proprio questo. Sì, 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 visto che, ecco. Ma insomma. Vabbè, questo è un po' il sentore anche di chi ci telefona da casa e ci dà modo di far di capire l'opinione proprio del pubblico. Ci colleghiamo con Annalisa per le condizioni del tempo. Ancora un attimo perché ci sono dei problemi di audio. Vediamo adesso se è risolto il problema di audio per Annalisa. Giornate queste di, come abbiamo visto anche prima dalla videata, un po' di umidità. Umidità, perché noi non abbiamo vie di mezzo, o c'è la bora e perciò abbiamo il sole, esatto. Se non c'è la bora abbiamo la cappa di umidità, poi magari più in alto ci splende il sole. Ma vediamo se è pronto il collegamento. Scusatemi, avevamo problemi con il microfono. Ricordiamo, per oggi previste condizioni di cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso, con tendenza però ad aumento della nuvolosità soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le temperature ancora stazionarie con minime di 9 gradi e massime di 14. Venti deboli di direzione variabile, mare quasi calmo o poco mosso, visibilità da discreta a scarsa con ampie foschie. Per ora è tutto, ci rivediamo più tardi per il terzo collegamento. A dopo. Bene, grazie Annalisa. Allora, vediamo se abbiamo qualche telefonata in linea, perché poi abbiamo un'altra pausa pubblicitaria. Eccoci, buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Prego. Buongiorno. 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 Sento il piacere di ascoltare questa magra azione piacevole. Noi viviamo in Italia da parecchi secoli, siamo italiani. Allora, coloro che hanno voglia o possibilità, che sono costretti a venire in Italia, devono mettere in testa, nella testa, devono fare le nostre leggi. Quindi questa iniziativa, per esempio sì e per esempio no, e nella città di Trieste, all'epoca che andavo io alle scuole elementari, sono parecchi anni o qualche 70 anni che non ci vado alle scuole elementari, non ha nessuno scopo. Io suggerisco ai politici di fissarsi sulle cose molto, molto più importanti, tipo il porto. 40 anni di vergogna, 40 anni di vergogna, che il porto di Trieste
doveva tornare a quello che era prima dell'antiguerra, e né destra, né sinistra, né nord, né sud, tutti i politici hanno fallito e stanno fallendo, perché sono partiti con piede sbagliato. E chi... Abbiamo perso il collegamento. È stato a navigare nel 1951 con Lloyd Trestino, e ne sa qualcosa. E ricordatevi che noi abbiamo esportato il dialetto trestino anche a Shanghai, anche in Giappone. Questa era la marina mercantile, questo è l'orgoglio dell'Italia. Non la diatriba su presepio sì, presepio no. E tutti quelli che arrivano in Italia si devono mettere in testa, prima dal signor Renzi Company, venendo giù tutti quelli che attualmente sono al potere, che si riempiono la bocca, ma che sono dei mezzi falliti, che devono rispettare le nostre leggi. Arriveremo a questo. Grazie. 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 Avevamo una telefonata un po' a singhiozzo, si sentiva no? Ma il senso, concetto è passato. Il concetto è passato, il senso è che condivido una parte dell'intervento, che appunto chi viene in Italia deve sapere che deve adeguarsi alle nostre costumi, ai nostri usi, alle nostre tradizioni. Punto. Poi il tema del presepio sì, presepio no, è un tema che è stato chiaramente sollevato, e visto che quindi ogni chi riveste il ruolo come lo rivesto io deve dare comunque una risposta e posizionarsi da una parte o dall'altra, perché il cittadino mi chiede: ma tu da che parte stai e che idea hai? E quindi poi i temi sono altri, ovviamente, sono altri, per l'amor di Dio. Certo. Io, quando lei, Gugliotta, mi ha chiesto qual è il suo tema, il mio tema è occupazione, 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 cioè creare tutti i presupposti perché al di là di quanto dice Renzi, la ripresa, tutto, quanto c'è una disoccupazione devastante che non riesce a ripartire, insomma, non. C'è il fenomeno bruttissimo dei cinquantenni disoccupati che non riescono più a trovare collocazione, e quella fascia di giovani che chiaramente hanno una difficoltà ulteriore perché ci sono condizioni difficili di accesso all'occupazione. Ne parliamo fra poco. Quello è il tema. Ne parliamo fra poco, perché questo è chiaramente il tema importante, dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere comunale Michele Lobianco. Siamo in collegamento con la sala operativa della polizia locale per gli aggiornamenti del traffico. Buongiorno. Buongiorno anche a lei e a tutti i telespettatori. Gli aggiornamenti portano buone notizie, nel senso che il traffico è sempre scorrevole praticamente su tutti quanti gli assi viari cittadini, non ci sono grosse difficoltà. Nel precedente collegamento parlavo di una sostanza viscida nella zona di Roiano in via Barbariga, confermo che è stato già risolto il problema, la ditta è intervenuta ed è stata fatta la pulizia, per cui la strada è regolarmente percorribile senza problemi. Come appuntamenti della giornata, oggi non ci sono dei cantieri e delle segnalazioni particolari. E l'unica cosa, ecco, direi verso le 16.30, attenzione sulla rotatoria d'Opicina, sulla rotatoria dove è prevista l'accensione dell'albero con una piccola cerimonia, la presenza di un coro di bambini e via dicendo, quindi appunto attenzione per il transito. E direi che per il momento non ci sono altre grosse novità. Perfetto, la ringrazio tenente, buona giornata, buon lavoro. Buona giornata. Buon lavoro a tutti. Grazie. Bene, volevo, visto che avevamo avuto ospite nelle giornate scorse, due esponenti, diciamo, anzi un esponente politico e un leader indipendentista, sì, che politico non è, almeno così non ha voluto appellarsi, anche perché faceva parte della squadra di Tele 4 in France, non dei politici, quindi vabbè, questa è una battuta. Comunque sia, Giorgio Marchesi, che era ospite qui con noi comunque mercoledì. La fermo dicendo che tutti fanno politica, sai. Vabbè. Che era qui ospite mercoledì e candidato sindaco per il gruppo indipendentista. Certo. Dall'altra parte poi, dalle 9 in poi, era nostro ospite Marino Sossi, consigliere comunale di SEL, certo, il quale mi ha, diciamo, a mia espressa domanda, mi ha detto che SEL, così come molto probabilmente, se non sicuramente, altri gruppi della sinistra, non aderiranno più o non correranno più con il Partito Democratico. Ci sono dei punti in cui
questa maggioranza che attualmente è in Consiglio Comunale si spaccherà. Come la vede questo, questo schieramento per le prossime comunali? Con anche la situazione del centrodestra? Allora, sì, dopo la risposta è confezionata per intero. Dunque, a sinistra o al centro-sinistra abbiamo, io parlo ovviamente della situazione nostra, nostrana. Allora abbiamo sicuramente questi elementi di distinzione, cioè se si vuole distinguere la federazione di sinistra, si vuole distinguere elementi all'interno del PD che fanno parte ancora alla sinistra, si vogliono distinguere, però c'è un però. Detto questo, ovviamente ci sarà la parte della sinistra appunto più estrema, si riunirà sotto un simbolo, immagino, di livello nazionale, perciò coagulerà un nuovo soggetto politico. Sì. Ma che da questo si distinguerà con il PD e non a tal punto da rompere quell'alleanza che oggi ha fatto sì che siano insieme da 5 anni con Cosolini, la vedo dura, perché poi, vede, il sindaco Cosolini ha tanti difetti, non sa parlare col territorio, insomma, lasciamo perdere, ma ne ha uno sicuramente. Ha un pregio per le sue strategie, che è un grande tessitore. Io penso che Cosolini tesserà la tela fino all'ultimo per avere questo alleato che è la sinistra, quella sinistra tra virgolette più sinistra. Ecco. Okay. E quindi la vedo dura, ma anche loro, perché sennò loro non vanno da nessuna parte. Punto. Questo è. Alla fine io penso che la squadra sarà diversa fino a un certo punto e sta cosa rientrerà perché, ha detto la signora, il potere logora chi non ce l'ha, e questi hanno Cosolini durante i 5 anni ha, come dire, invaso a livello tentacolare il potere sulla città, e anche la sinistra più radicale questo potere seccherebbe perderlo. Casa nostra, casa mia, nel centrodestra, io al di là di ciò che sono le cronache che ogni giorno noi leggiamo, ascoltiamo, eccetera, c'è un lavoro continuo e costante per la composizione del centrodestra e per la proposizione di un candidato unico alle prossime elezioni. Diciamo che l'appuntamento a questa domanda sarà attorno a febbraio, dove chiaramente si maturerà il programma e il candidato. Punto. Al di là, ripeto, delle normali... Guardi, io ricordo quando si parlava della mia persona come assessore, sì, assessore no, tutti mi davano, ah, Lo Bianco non fa l'assessore, ormai Lo Bianco non fa... Non ero nemmeno sul giornale, no, sul piccolo, non ero nemmeno nella lista dei probabili assessori, ecco, io sono diventato assessore. Quindi ci potrebbero essere... Sorprese. Ecco, sì, sorprese, ma insomma... Quindi, al di là di quel che si dice, io comunico a tutti gli elettori di centrodestra, e non solo, perché attenzione, io se ho ancora 30 secondi... Sì, poi abbiamo una telefonata. Ecco, cioè, io che chiaramente scioglierò anche le riserve, perché io sono indipendente in Consiglio Comunale, poi prenderò una decisione in quale partito, in quale contenitore politico andare a confluire. È evidente che al mio elettorato, ma non solo al mio, a quello di centrodestra, ma a tutta una sfera di elettorato che non vota o che è indeciso. È indeciso o che secondo me è deluso da altri partiti, ma di questo magari ne riparleremo, perché quando sarà aperta la campagna elettorale io racconterò un po' di altre formazioni politiche che secondo me hanno deluso fortemente in questi anni. Allora voglio dire, a queste persone io... mando un messaggio di rassicurazione e vedrete che ci sarà un centrodestra sicuramente con degli elementi importanti di novità programmatica e di sicura unione di intenti per ritornare a governare la città. Abbiamo una telefonata, pronto, buondì? Sì. Prego. Pronto, buongiorno. Sì, io volevo dire che sono d'accordo con... Lo Bianco, quello che dice sulla giunta Cosolini, invece non sono d'accordo sul fatto occupazione a Trieste. Non ho capito. I lavori ci sono, ma alcune persone hanno un'occupazione di 900 euro, preferiscono prendere 750 di disoccupazione per 7 mesi e questo lo pagano i contribuenti. Grazie. Grazie.
un aspetto non da poco. Poi torno sulla campagna elettorale e lo farò ancora una domanda. Sì, allora, io comprendo ciò che dice la signora, grazie per l'intervento. Io parlavo ovviamente di casi, questi sono casi... Da furbetto. Che giustamente la signora ha segnalato, che io condivido, perché ci sono questi casi, ma rappresentano una fetta di un certo, insomma, non ampia, non ampissima. Ecco. Il tema è strutturale, no? Io parlo di livello strutturale di persone che sono disoccupate, che non hanno più la mobilità, che non hanno più la cassa integrazione, che, non, ecco, che si trovano nudi, senza nessuna protezione sociale, e che magari con anche con tutto un curriculum, con tutto, non riescono più a ritornare. No? È come sono scese da un treno e tutti i treni passano davanti, nessuno si ferma per poterli far salire. E questa situazione, da, soprattutto devo dirlo, per questo fenomeno che era già c'era un tempo, ma oggi è ancora più devastante per gli ultra quarantenni in su, è una grande preoccupazione. È una grande preoccupazione. Grazie. Allora, volevo domandare anche, vediamo se abbiamo prima qualche telefonata. Sì, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, prego. Allora, sono collegata io? Sì, sì, signora. Ah, buongiorno. Ecco. Allora, beh, mi succede, lo saluto signor soprattutto, l'ho da dire a lui qualcosa, visto che va a presentare lui l'ese questo periodo. Io per 9 anni ho ricevuto dei validità 500 pensioni, tra l'altro vivo, lavoravo 13 anni, era 42 anni ho, 63 anni ho, e adesso mi trovo che mi porta via pensioni e mi lascia... Praticamente prendo 226 euro, ieri sono andata all'INPS, da un giorno all'altro mi cambia tutta questa via, mi manda la tredicesima e adesso mi, dopo inoltre la signora su INPS mi dice che se troppa pensione, che ho preso troppi soldi e mi scrivi là 226, ma come vado a vivermi con 226 euro? Questa giubilazione mi non mi ammazzo, come? Renzi va in America e vaglia con 1500 euro, che pago me, che cavolo sono questi? Politici, siete finiti, cavolo, e dopo non stai a dire questo con l'altro, da una parte rubè, adesso ha detto Peda che cerca di aiutare questi che non ha lavoro, ma cosa che serve che dopo che vagnè? Vivo... carte che canta, lì ieri c'era la polizia, mi sa, cosa mi ha detto polizia? Perché cerco un aiuto di qualcuno, nella mia vita non mi dà mai nessuno aiutato, sono sola, quando avevo problemi con l'ex marito alcolizzato, ogni giorno carabinieri andavo a lavorare a tirare fuori i miei figli da sola, e 4 malattie gravi signore, 4, cardiopatica, miocardica, spesso sono su, fibromialgia, malattia sconosciuta, non vedo, non ho denti, non ho niente, ma non si mica una vergogna questo portarmi soldi che pensavo di farmi qualcosa, di farmi dentiera. Con dove siamo? Questo non stiamo parlando più con anni, siamo tutti da sentire male. Questo è male quando vedo politici che prendi milioni, cavolo, milioni, sindacati, quelli là a chiudere le gabbie. Subito, subito, soldata, non pagare neanche per tacchi, nessuno vuole fare niente, però tanto quelli non pagano un cavolo niente delle tasse, prendono buona paga. E mi porti ancora soldi lì da bocca del Magnar, ma la mia risposta, dove devo andare? Perché lì da oggi, poi mi cominciano a uccidere adesso, mi butto sotto il pergolo. Non posso lottare contro mafia, questa è una mafia che ruba. Non sono un Stato. Bene, bene. Voglio risposte. Siamo... Ok, ok. Grazie. Io ho capito metà di quello che ha detto la signora e quella, per quella signora... metà che ho capito mi pareva che fosse arrabbiata contro tutti. Sì. Sbaglio. Al di là di tutto, consiglio, quello delle pensioni è un problema piuttosto importante. È quello delle pensioni, vedete. Ne parlavamo anche l'altra volta. Quelle pensioni, la signora è arrabbiata perché probabilmente le hanno rifatto il calcolo, no, delle pensioni, le avranno decurtato la pensione, esatto. Ha una situazione difficilissima, anzi, ecco. La cosa che posso dire è che l'unica cosa, almeno per capire e fare un punto nave della sua situazione, è andare all'assistente sociale, di rivolgersi lì e di cercare almeno di capire lì. Cioè, però
è una situazione molto articolata, ci sono molti punti, molti tasselli da mettere assieme per capire, solo che insomma la bisogna affrontare veramente prendendo il toro per le corna. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Giovanni da Roviano. Buongiorno. Buongiorno. E buongiorno al dottor Bianco. Buongiorno. Buongiorno signor Giovanni. Volevo solo dire due cose. Sì. Uno riguardo l'immigrazione, non voglio dire giusto e sbagliato una cosa, perché ci stanno parlando che troppo, ma sì. Non sarebbe più giusto a chi arriva qua dare da mangiare, da dormire, perché non si può lasciare morire di fame, e se dopo hai i diritti di richiedente asilo, gli dai il telefonino, gli dai la tessera del bus e tutte queste cose qua. Sarebbe anche forse un deterrente per ciò che non venga tutti qua a prendere, cioè il mio pensiero questo qua. Sì. E poi volevo dire un'altra cosa, che un po' di tempo che ascolto mi dà un po' fastidio, la ferriera. La ferriera? La ferriera, sì. Io sono entrato nella ferriera nel 1976. Mm. Ok? Sì. E adesso vedere tante persone che hanno lavorato in ferriera, e adesso li vedo che combattono per la chiusura della ferriera, mi dà un'enorme tristezza, se non che rabbia. Sì. Gente che ci ha lavorato, che è andata in pensione con la ferriera, adesso sono andata per la chiusura della ferriera. Lo so che la ferriera inquina, nel 76 quando sono entrato c'era stata la fonderia che era un inferno dantesco, una cosa. Eppure è andata avanti, qualche miglioria è stata fatta. Io chiedo, ho visto delle puntate di lì che c'erano delle signore che mostravano i sacchettini e tutte queste cose qua di fuori, ho capito che non è bello, non è sano, ma cazzo, quando quella ha detto ho visto la bocca del tuo forno, ma l'hai visto quando hai acquistato questa casa? Cioè, non puoi adesso fare la presidente che chiudono perché tu hai acquistato la casa. Ho capito che la ferriera non devi inquinare, sono d'accordo con voi. Ora non puoi anche, cioè sarebbe come io che lo sa benissimo, odio questa movida, vado, prendo l'appartamento, piazza la borsa, voglio far chiudere tutti i bar. Ah ok, quindi lei dice andassela a cercare, ok. Sì, sì, sì. Cioè, mi sembra un po' assurdo questa cosa qua. Ok. Vi ringrazio e buona giornata. Grazie anche a lei, buona giornata, grazie per la sua telefonata. Beh, non ha tutti i torti nel dire che magari qualcuno si è andato a cercare, è chiaro che magari chi invece era là da tempo dopo... Ma, cioè, c'è da dire che questo ma, è sempre un po' un circolo vizioso, insomma, no? Quello... Ognuno poi sul tema di chi lavorava prima, che adesso è contrario, ognuno poi si fa insomma una sua posizione. Insomma. Però il tema è che non possiamo più accettare, perché una volta... Io non voglio personalizzare, perché io potrei parlare di mio padre che lavorava in una piccola ditta, faceva il saldatore nei grandi contenitori in acciaio e saldava e non gli davano né la mascherina né niente. Grazie a Dio c'è stato un... e io non ho più mio padre perché poi è morto appunto per motivi... per un tumore appunto ai polmoni dovuto semplicemente a quel tipo di protezione, di cautele che in quella piccola ditta non c'erano, non esistevano. Allora, grazie a Dio, si è passati da tutela del lavoratore e dell'ambiente e dobbiamo continuare. L'industria siderurgica pesante come la ferriera non è, non può più esistere e coesistere con la città di Trieste. Bisogna farsi una ragione, non può esistere un'industria siderurgica pesante come la ferriera a Trieste. Allora l'area a caldo deve essere chiusa, punto. Scusate la personalizzazione, ma no, per far capire, rendeva l'idea. Quella volta gli davano mezzo litro di latte, povero, che non serviva assolutamente a niente, non aveva la mascherina e saldava nei contenitori di acciaio inox, no? E potete immaginare cosa respirava, non c'era l'azienda sanitaria, non c'era niente, non c'erano controlli, ecco, da quell'era, e non ha avuto legge sull'amianto, non ha avuto nessuna garanzia, nessuna tutela come oggi, perché se no apriamo uno squarcio su certe altre cose, dove ho gente che è andato in pensione e che non ha mai visto l'amianto in vita sua, ha avuto anche i benefici dell'amianto, ma apriremo poi tutto un versante. Allora, chiaro. Bisogna comprendere che ormai... ci sono cose che sono insostenibili, l'aria a caldo, la ferriera, è insostenibile così come sta. Pubblicità, rientriamo fra poco per l'ultima parte in compagnia del consigliere comunale Michele Lobianco, fra poco. Rieccoci in diretta in compagnia del consigliere comunale Michele Lobianco. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora circa a disposizione. Io volevo magari tornare e chiudere
questo argomento sulla campagna elettorale, perché abbiamo delineato un po' quello che è il centro-sinistra con questa eventuale spaccatura che però a suo avviso rientrerà nel momento in cui ci sarà da coalizzarsi fra il Partito Democratico e i vari gruppi della sinistra, come diceva lei, più sinistra, certo. Che non inteso non come misteriosa o losca, ma sinistra proprio, no, l'SL o la Federazione della Sinistra. Poi il centrodestra, che vedremo da febbraio a questa parte, o prima o dopo, un po' quale sarà l'indirizzo unico del centrodestra. Ci sono delle realtà come il Movimento 5 Stelle, che comunque non è da sottovalutare, no, anzi, è lo stesso, come dicevo prima, anche i gruppi indipendentisti. Ma guardi, il Movimento 5 Stelle si è rivelato un partito ancora, parlo di Trieste, sì. Parliamo sempre di Trieste, certo. Si è alla prima prova pratica, quella vera, no? Che è la candidatura del proprio sindaco, da essere un partito innovativo, quello che appunto guarda alla loro, come dire, base di sostenitori attraverso il web, no? Tutte queste robe qua, si è frantumato. Il Movimento 5 Stelle a Trieste è frantumato in due anime, perché non si mettono d'accordo sul candidato sindaco. Come è peggio dei partiti di prima repubblica. Io ho due bravissimi consiglieri in consiglio comunale, sono bravissimi, ma detto questo, il Movimento 5 Stelle a Trieste, come dire, è diviso, e anche se un giorno si ricoagulerà, non so come lo farà, di fatto, alla prova, che per loro dovrebbe essere le primarie sul web, le robe. Io non li riesco più a seguire, perché è complicato seguire il Movimento 5 Stelle su come si organizzano, su quali strategie hanno, su quali battaglie hanno portato a casa in tutti questi anni. Ma questo sarà un tema, mi riservo alle prossime puntate, sì. Perché adesso siamo nel tema di analisi. Perciò loro si presenteranno, e quando io prima dicevo, io mi rivolgo a tutti, compresi a gli elettori del 5 Stelle. Agli elettori del 5 Stelle do appuntamento tra qualche tempo in campagna elettorale, perché anche a loro io rivolgo un'attenzione sulla candidatura che sarà sulla mia persona e su altre, perché non è tutt'oro quel che luccica dal punto di vista così politico di quello che il movimento ha fatto in questa città. Comunque è diviso, si dividono, si stanno lì, fanno finta di far pace, ma c'è una faida tremenda sul loro candidato, non si capisce più. Il Movimento 5 Stelle a Trieste è imploso, boom, dentro. Movimenti indipendisti, io, come dire, prendo atto che ce ne sono uno, due, mi pare. Però ce n'è uno solo. Adesso ce n'è uno solo. Sindaco, ecco, no, perché ogni tanto candidato leggo, sindaco è unico. Ed è? Giorgio Marchesi. Ah, Giorgio Marchesi. Beh, prendiamo atto di questo. Io lo conosco Marchesi perché era già consigliere comunale a Trieste, ancora in era Illy, perciò figuriamoci, ha un lungo percorso. E quindi ci diamo appuntamento in campagna elettorale, insomma. Ma lì ci saranno altre sorprese, perché immagino che ci saranno, anche lì si è diviso tutto il movimento indipendentista, ci sono, leggevo, più TLT, allora bisogna capire qual è, insomma, ma comunque quello è un tema che vedremo, affronteremo quando avremo netto e chiaro qual è il panorama dei movimenti indipendentisti che si candideranno alle prossime elezioni comunali. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Guardi, signor giornalista, ma per piacere, guardi quando ci sono le telefonate. 10 minuti ho aspettato prima, 10 minuti ho aspettato adesso. Beh, sono Giovanna. Le ho date le telefonate, signora, non è che me. Cioè, Giovanna. Non è che ho cominciato a chiacchierare 10 minuti io, le telefonate ci sono state, dopo ho fatto parlare il nostro ospite, se no cos'è venuto a fare qua se no l'ospite? Ma no, lo so, e allora? Bianco. Va bene. Sono Giovanna. Cara Giovanna, un caro saluto. Ben ritrovata. Dire che sono diventata nervosa aspettando. Perché io so che suscito anche questi sentimenti. Ma certo, è sempre per amor di patria. Ma amor di patria che non c'è più in questa povera Trieste. Volevo dire che faccio delle domande, non a lei, signor Robianco, ma anche agli altri. Poi non parliamo della Green. Per l'amor di Dio, si fa la campagna elettorale a Trieste, a Sveglia Trieste, non si può
continua a dire le solite panzane. E quando ho chiesto se quei 15 volontari di ricevere i emigrati sono ancora, lei mi ha risposto che ha l'appartamento piccolo e sta in affitto. Poverina, faremo una raccolta anche per lei. Ma perché non mi rispondono? Questo è il problema. E dopo ci sono problemi. E questo del presepio. Ma mettono profumo negli occhi. Chissà cosa stanno preparando sotto sotto. Perché così è la sinistra, eh? Sta sventogliando qualche stupidaggine che tutti ci cascano, me compresa, mi arrabbio, e dopo viene fuori che hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, a nostra insaputa. Beh, intanto benvengano l'esercito, finalmente avremo un po' di italianità a Trieste. Lo Bianco, ogni bene da parte mia, un abbraccio. Grazie. E buon Natale. Certo, una grazie. Buona... grazie, contraccambio, contraccambio. Altrettanto, grazie. Ciao, buona Giovanna. Giornata. Ciao. La signora tornava su quel discorso del profugo in casa, profugo in famiglia, che era emerso nei giorni, nelle settimane scorse. Ne abbiamo parlato anche con il consigliere comunale Sossi, il quale mi ha affermato che con un dialogo con l'assessore di competenza, diciamo altri consiglieri, sta prendendo anche un suo seguito questa iniziativa. C'è chi ha messo a disposizione il proprio appartamento per accogliere i rifugiati. Bene, allora sul tema del profugo in casa a 400 euro di poi cui abbiamo una telefonata di cui la signora Giovanna diceva che poi chi lancia le idee non dà l'esempio e non lo prende in casa. Io condivido con la Giovanna, se tu lanci l'idea devi essere il primo a dare l'esempio, dire boh, io ne accolgo due. Invece ovviamente tabula rasa, nessuno accoglie nessuno della giunta. Vabbè. No, c'è stata una commissione proprio sul tema, una commissione trasparenza peraltro sul tema, e c'è stata dichiarazione del direttore dell'ICS, dottor Schiavone, che ancora oggi dati non possiamo averli perché siamo appena agli inizi, certo. Quindi non c'è nessun successo su questa iniziativa. Ne riparliamo, sono sempre dell'idea che qui si tenta in tutti i modi di fare diventare questa situazione una situazione, uso un'anglofonia, un termine anglofono, friendly, no? Mm-hmm. Ma di fatto è una delle tante iniziative che la sinistra sta creando per creare un certo consenso che invece non ha. Abbiamo una telefonata, poi le volevo domandare qualcosa sull'occupazione, sull'exit in particolare. Sì, prima abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, pronto. Prego. Allora, innanzitutto io volevo ringraziarvi per il solo motivo che mettete a disposizione una TV locale, che poi non è tanto locale, che viene vista da parecchia gente in parecchi posti, alle telefonate del pubblico. Quindi sì, se dobbiamo anche aspettare un po', insomma, aspettiamo l'Equitalia, aspettiamo l'Imposta, aspettiamo dappertutto, se vogliamo parlare possiamo anche aspettare un po', e vi ringrazio per la possibilità che ci date. A lei. Ecco, volevo poi precisare solo una cosa. Sì. Una signora prima ha chiamato dicendo che di lavoro ce n'è. E volevo solo, senza polemizzare, e che si preferisce la cassa integrazione, eccetera, che sarà anche vero per qualcuno, per l'amor del cielo, i furbi ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Volevo chiedere a questa signora se magari mi potesse contattare, sapermi dire dove sta questo posto di lavoro, questi posti di lavoro, se ci mette informazioni, perché io ho mia figlia che sta cercando lavoro dal 2011, ed è ancora in strada e non è che proprio non abbia voglia di lavorare, ha fatto tanti lavori, ma di un lavoro veramente che c'è, io non ne sono a conoscenza. Se per favore magari mi potesse delucidare, tramite voi o come vuole, sul dove sta questo lavoro.
Ok, la ringrazio grazie. Tanto e grazie per tutto quello che ci date. Grazie a lei. Ci fate compagnia e siete dei professionisti bravissimi. Grazie a lei per la comprensione. Grazie, grazie, buona giornata. La ringrazio, buona giornata. Signora, tante cose. Una, chiaramente una sorta di, non dico appello, ma un po' una provocazione per dire sì, vero, se il lavoro c'è fammelo vedere. Ma il problema vero è proprio quello. Trovarlo quest'oggi. Abbiamo un'altra telefonata, rapidi, se sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? No, come no. Forse ho sbagliato, io ho visto una grafica sbagliata. No, si parlava di occupazione, interessata anche la zona dell'exit, l'area industriale, che è tartassata da un po' di tempo, una cartella esattoriale milionaria che l'ha messa in praticamente in ginocchio, tanto che ci sono state le dimissioni dei vertici. Ma l'exit vive una situazione giuridica devastante e ne abbiamo la prova attraverso il commissariamento. Quello che io trovo, quindi vi è una certa preoccupazione perché l'esito doveva essere e dovrebbe essere un ente propulsore, stimolatore di economia, no? Dello sviluppo economico. Oggi con il fatto che è commissariata, figuriamoci. Io sono preoccupato fondamentalmente per tutte le imprese che lì lavorano, che sono peraltro in affitto dei loro padiglioni, dei loro, capannoni industriali, delle loro strutture. Che fine faranno questi imprenditori? Immagino che gli imprenditori vorranno acquistare a questo punto almeno la loro area di proprietà, cioè il capannone, il luogo di lavoro, ma chi potrà farlo e chi non potrà farlo? E sono molto preoccupato perciò per gli imprenditori, per i dipendenti, per tutto un sistema economico. Ma sono altresì preoccupato per degli interventi importantissimi e qui l'exit, chi ha deciso di fare certe azioni dovrà risponderne, perché vedete, quando l'exit e la regione fanno ricorso a un imprenditore come la Tesecco, ma lei si rende conto che follia nel fare un ricorso al Consiglio di Stato dopo aver perso al TAR e perciò continuare per impedire a un imprenditore, di fatto, per ritardare, ma in modo, e nell'imprenditoria il ritardo vuol dire perdere le occasioni, un imprenditore che viene a Trieste, nel nostro territorio, e dice noi vogliamo investire tot milioni e milioni di euro per fare un terminal ro-ro, per fare una base logistica, per fare una piattaforma, logistica, per fare tutta una serie di cose. E questi cosa fanno dell'esito? Fanno un ricorso su tutta una questione che non c'è, marginale, guarda, neanche non iniziamo. E allora ci sono situazioni che mi preoccupano, ecco il discorso della signora del lavoro. Ecco, quindi gli enti che sono stati creati ancora, no? Che dovevano essere i propulsori, gli stimolatori, no? Di sviluppo economico, poi da una parte sono in situazioni di questo genere e la magistratura dovrà capire per chi, per cosa, le colpe, eccetera. Dall'altra impediscono anche con azioni che io devo dire tutte da definire, quelle dei ricorsi contro imprenditori che vogliono fare attività. E insomma, sono veramente molto molto preoccupato su questo, molto. Abbiamo ancora una telefonata, sentiamo chi è in linea, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Volevo domandare un'informazione. Sì. Come mai era scritto sul giornale che l'IMU adesso viene tirata via e viene rimborsata anche i soldi? Che l'IMU viene tirata via? Sì, e che anche rimborsava quelli che abbiamo pagato prima. No. Mi pare difficile questo. Guardi che posso rispondere? Prego. Sì. Che verrà tolta. È una mossa del governo Renzi. Ma che venga ritorna, ecco, questo lo dubito fortemente, anzi posso dire no, non si metta l'anima in pace e nessuno ritornerà nulla, insomma, ecco, sono certo che è un provvedimento di legge, no? E quindi viene chiaramente eliminata, ma nulla verrà restituito. Sì, quando che si parla dopo si vede ciò e ciò. Sì, brava, sinceramente che devo dire. Difficile. Che dico la sincera verità, la guardi. Ho un mutuo, devo pagare ancora per 2 anni, sono vedova e ho 800 euro al mese. Ecco. La si immagina? No, beh, ok. Sì, adesso, che stavo. Ecco.
Grazie della telefonata. Signora, comunque Serena, nessun che torna niente. Grazie, buongiorno. Bene, sono arrivate le 9, dunque è tempo di salutare il nostro ospite. Certo. Grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Consigliere comunale Michele Lobianco. Un saluto ai telespettatori di Tele 4, ai quali auguro ovviamente buone feste qualora noi non ci si dovesse più rivedere. Da qui al prossimo al Natale. Bene, grazie allora al consigliere Lobianco. Restate con noi, fra poco rientriamo dopo la pubblicità. Saremo in compagnia di Giuliano Visintin, consigliere della terza circoscrizione. Fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste. Cambio dell'ospite, sono le 9 passate da pochi minuti. Siamo in compagnia in questa seconda parte della nostra trasmissione di Giuliano Visintin, consigliere della terza circoscrizione. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, terza circoscrizione che ricordiamo racchiude i rioni di Scorcola, Barcola, Roiano, Greta, Barcola, Cologna e Scorcola. Ecco, quindi diciamo problematiche in particolare inerenti a questi tipi di zone, ma non soltanto, poi ci sono chiaramente anche discorsi che si ampliano a specchio in tutto il resto della città. Un argomento importante, e se ne è parlato anche nei giorni scorsi, neanche troppo tempo fa recentemente, quello delle alberature. In particolare sono state menzionate quelle del Viale 20 Settembre, però un po' in tutta la città si parla delle alberature. Qual è lo stato di lavori? Ma guarda, sicuramente è un tema molto, molto sentito e partecipato dalla cittadinanza, e si è visto perché continua ad uscire, insomma. E l'altro venerdì c'è stato un incontro, secondo me, molto formativo, molto proficuo, con l'assessore D'Apretto e i tecnici, in merito appunto allo stato di fatto del taglio degli alberi, specialmente nella zona del Viale 20 Settembre. E a tal proposito devo dire che sono stati molto, molto bravi e molto chiari nello spiegare quali sono i criteri per i quali vengono scelti di abbattere alcuni alberi, perché è chiaro che nessuno vuole eliminare delle alberature laddove non sia assolutamente necessario. E hanno spiegato quali sono i criteri per i quali hanno deciso di eliminare alcune alberature e sono molto restrittivi. La prima cosa, devo dire, molto importante che ho appreso, che non sapevo prima, e che ci si affida a una ditta esterna che a livello nazionale fa solo questo per lavoro, cioè valuta lo stato di salute delle alberature, di conseguenza dei professionisti. E poi è stato spiegato quali sono le tre motivazioni principali per le quali si prosegue e si decide di eliminare un'alberatura e sostituirla con un'altra. E i motivi sono essenzialmente tre, diciamo. I principali. E c'è un motivo di invecchiamento dovuto all'età, al fine vita, alla vita biologica dell'albero. Ricordiamo che in ambiente urbano un'alberatura vive meno della metà rispetto a un'alberatura che vive in un bosco. E questo è dovuto a vari fattori, fra cui ovviamente il cemento che soffoca le radici, ci sono cavi elettrici, ci sono tubature, ci sono scavi che continuamente danneggiano l'albero e la sua staticità. E quindi il primo è una questione di vita degli alberi. Alberature intorno agli 80-100 alberi, 100 anni, risultano in difficoltà ormai quasi a fine ciclo vitale. Il secondo motivo per cui si prosegue con questo tipo di azione è dovuto, ed è importantissimo, al rischio di caduta dell'albero. E qualora l'albero non sia più sicuro, qualora non sia più sicuro, allora a quel punto bisogna provvedere per l'incolumità dei cittadini, ma anche degli autoveicoli che sostano vicino. Ma poi collabora, rischiano anche. Assolutamente, no? Cioè noi siamo una città che ha anche questa particolarità rispetto a tante altre città, cioè noi siamo molto più sensibili. È chiaro che un albero che è in condizioni di scarsa stabilità in altre città, qui collabora, rischia davvero di fare il danno, e parliamo di danni seri, chiaramente. Certo, certo. Quindi c'è un controllo che viene fatto con cadenza ciclica, in base a come vengono etichettati questi alberi, no? In base al loro rischio di caduta, e in base a ciò viene scelto quali alberi salvare, quali curare, chiaramente, laddove è possibile, e quali altri alberi invece sostanzialmente
eliminare perché giunti a fine vita. Ci sono alberature all'interno del Viale 20 Settembre che sono di zona di competenza della terza circoscrizione. Assolutamente. Perché rientra in quella zona di Cologna, giusto? Assolutamente, la terza circoscrizione ha dei confini, come ho detto prima, molto particolari, per cui il Viale 20 Settembre è frammentato tra la sesta, la terza e la quarta circoscrizione. Indubbiamente eravamo presenti tutti e tre i presidenti a questo incontro dello scorso venerdì e devo dire che c'era anche un buon numero di partecipanti, insomma, che erano interessati a sapere il perché e il per come. Per quanto riguarda diciamo la circoscrizione, quindi i rioni che vengono circoscritti in questa realtà, quali sono le principali problematiche che si possono riscontrare? Noi abbiamo avuto modo di avere ospite più volte in questa trasmissione consiglieri circoscrizionali anche della terza, come Michele Babuder, che ci ha parlato molto della situazione di Barcola, in particolare d'estate, con la sicurezza e non solo. Anche però altri rioni in questa conformazione geografica soffrono di alcuni punti cruciali. In particolare? Ma diciamo che, come detto prima, siccome è molto vasto, è molto vasta la terza circoscrizione, abbiamo diversi tipi di problemi e di problematiche sul territorio. Indubbiamente quello della sicurezza per certi versi c'è, perché si è visto nel periodo estivo a Barcola, in particolare perché ovviamente Barcola catalizza nel periodo estivo la gente, ma ci sono anche altri problemi, quali ovviamente i rifiuti con la nuova raccolta differenziata. Ecco, lì ci sono state polemiche sul posizionamento dei bottini. Credo con che sia, l'ingresso dell'umido. Credo che sia inevitabile, nel senso che si è andato a cambiare un ordine che andava avanti da 20-30 anni, no? Quando c'è una rivoluzione di questo genere, ovviamente all'inizio ci sono delle difficoltà nell'adattamento. E devo dire una cosa per quello che mi hai dato vedere. Nel corso dei mesi, pian pianino, la situazione è migliorata, nel senso che i primi mesi in cui passavo io vicino a casa, ho un centro di raccolta che è in Piazzello Soppo, in Gretta, e devo dire che in quei mesi là vedevo l'umido praticamente sempre vuoto. Invece ultimamente i bottini dell'umido sono sempre pieni, vengono quindi utilizzati e quindi pian pianino sta entrando, credo. Sì, non è facile anche perché la popolazione è una popolazione tendente all'anziano, certo, che ha delle esigenze, perché i 300 metri di distanza che la CEGA giustamente dice tra l'abitato e il bottino, Trieste, se 300 metri sono in salita per una persona anziana, diventa chiaramente un fattore di difficoltà. Questo sì, forse è considerato poco. Ma sono state eliminate delle batterie o sono state solo ricollocate? Dovrebbe essere state ricollocate. Aree più vaste. Si è cercato anche di fare un altro tipo di discorso, in considerazione del fatto che ormai quasi tutti quelli che possono vadano a fare la spesa nei supermercati, e si è cercato di mettere delle aree di raccolta anche nei pressi dei vari supermercati, di modo che uno magari carica nell'auto le bottiglie, la plastica, quello che è, la scarica, poi entra, fa la spesa, esce e quindi si risolve così. C'è un altro aspetto che diciamo forse è principale all'interno della circoscrizione, in particolare a Roiano, quello della ex Polstrada. Assolutamente. A che punto siamo anche per tutto quel progetto presentato dall'assessore da Pretto nei mesi scorsi? Beh, devo dire che è un progetto che mi piace tantissimo, è stato uno dei progetti che più mi è piaciuto in questi 5 anni di consigliatura, perché dà respiro all'intero rione. Al momento i lavori sono iniziati in orario puntuali, devo dire, prima, come avevamo detto, a fine estate, si è proceduto allo sgombro di alcune aree e credo che al momento siamo fermi allo svuotamento e alla rimozione delle cisterne, perché sapete che la Polstrada aveva prima dentro delle cisterne per rifornire, certo, le proprie vetture, no? Al momento siamo là. Il progetto nel suo complesso è molto, molto bello, devo dire, perché ridà vita, ridà respiro a un rione che è molto chiuso no, in quell'ambito. E soprattutto ci sarà più verde, ci sarà finalmente un polmone in quella zona, e devo dire che sono stati anche molto collaborativi a livello comunale nei confronti della nostra circoscrizione, perché ci sono stati più incontri
si è potuto parlare del tipo di alberature, per esempio, che si sarebbe andati ad impiantare. Hanno accolto alcune richieste, per esempio una mia richiesta di recintare una piccola parte dell'area verde e farne un dog park, che risulta evidentemente un'esigenza, e dico evidentemente visto purtroppo lo stato in cui spesso si ritrova Piazza Tra i Rivi a causa di alcuni incivili, perché sappiamo benissimo che il 90% del possessore dei cani eligia, porta sul cane, raccoglie gli escrementi. Purtroppo c'è un 10% di incivili, perché non c'è altro termine per definirli, che lascia lì le deiezioni canine. Certo. E forse anche questo, con l'aiuto di un dog park, delle aree verdi, può aiutare anche questo, anche quel 10% da recuperare. Diciamo. Poi non da poco anche l'installazione di posti auto sotterranei, se non sbaglio, proprio nella zona. Beh, chiaro. Visto chiaro. Che è un rione che soffre molto di posteggi, come anche altre città, come San Giacomo, per esempio, o anche il centro città stesso. Chiaramente. Zona a largo barriera, insomma, sono punti nevralgici dove trovare un posto auto è molto difficile. Chiaramente, perché è una zona densamente popolata e di conseguenza ormai siamo abituati ad avere quasi tutti due autovetture per famiglia, se non di più, e quindi la necessità di posti auto era elevata. Diciamo che si è fatto uno studio, perché voi sapete che ben prima che io entrassi in questo mandato per anni si è parlato di fare un grande posto auto, un grande parcheggio per le auto lì. Diciamo che negli ultimi anni, con l'apertura di un park in Via Giusti, sì, uno in Via Solitro, uno in Via dei Moreri, insomma non dico si è risolta, si è andata a cercare delle soluzioni, si è andata a mitigare esattamente l'esigenza, quindi fornendo 300 posti auto in quella situazione e si è andato a diminuire forse la pressione, si spera, sul resto del rione. Qui se ne ricavano 70 all'interno sotto questa sorta di park, più 17 praticamente di fronte alla, in via Villon de Bacchino, di fronte alla capolinea della 5 e della 8, certo, dove saranno messi a pettine, ma per sosta breve, perché essendoci un asilo nido, l'idea, se ricordo bene, era quella di permettere alle mamme di arrivare con l'auto, portare i bambini e ripartire, chiaramente. Certo. Abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Allora, donna Rogliano. Sì. Parlando della poltrada. Sì. Beh, siamo tranquilli fino al 2017, prima cosa. Seconda cosa, inizio di Scala Santa, vicino a un palo della segnaletica stradale, sì, c'è una transenna con, sì, su un divieto di transito. Sì. Quella transenna è stata dimenticata o serve per la circolazione di Scala Santa, dimenticata dal giorno della famosa camminata di Scala Santa, non so come si chiama, e così via. Allora, è mai possibile una cosa del genere? Un automobilista che vede quella non dovrebbe salire di Scala Santa, okay, secondo me. È possibile mai che nessuno vede queste cose? Altra cosa, gli alberi. Io non ho mai capito il motivo di tagliarli un metro d'altezza e poi l'anno dopo tirar fuori le radici, eccetera, eccetera. Ma mi sembra un doppio lavoro, un lavoro sprecato, mi sembra. Tutto qui il mio problema. Ok, grazie, buona giornata. Ma, punto su punto. Cerco di rispondere. Allora, sì, 2017 è prevista il termine dei lavori. Mi pare che al momento sono in tabella di marcia, quindi però, sì, diciamo che fino a questo momento hanno rispettato. Io spero che arrivino effettivamente entro il 2017 a completare il tutto. E Scala Santa, beh, segnaleremo indubbiamente. Il signore ricordava che è stato messo in occasione dell'Arrampicata Santa. Io ricordo che già precedentemente c'erano stati dei piccoli lavori lungo Scala Santa, non vorrei che fosse dovuto a quello, ma comunque segnaleremo e quindi vedremo se è da rimuovere o se invece è in prospettiva di ulteriori interventi, perché chiaramente questo è da decidere. Sugli alberi e le buche, sì, è una domanda interessante che è emersa anche lo scorso venerdì in questa riunione fatta con l'assessore da Pretto al Caffè Rossetti. Perché lasciare il ceppo ad un metro di altezza?
perché non sempre è possibile piantare l'alberatura nuova immediatamente. Vuoi per motivi stagionali, perché ci sono delle stagioni in cui è più facile che la pianta attecchisca rispetto ad altre, e vuoi per motivi anche pratici, perché non si riesce magari in quel momento ad averle tutte nello stesso momento. Se viene rimosso subito il ceppo, la buca dove attualmente c'era la pianta rischia di chiudersi, di compattarsi, e raccontavano che addirittura viene utilizzata una tecnica particolare che soffia l'aria per dare più aria al terreno. E ricordiamo che purtroppo in ambito cittadino queste buche di terra sono soffocate pesantemente dal cemento, quindi uno dei problemi principali è che queste radici non riescono ad espandersi nel sottosuolo perché subiscono la pressione del terreno. Allora per questo motivo vengono lasciate, come in questo caso in Viale sono rimaste, giustamente, da tanti mesi questi ceppi, e quando sono arrivate le piante che si era pronti per fare tutto l'intervento, si è rimosso l'alberatura e si è proceduto con l'innesto della nuova pianta. Quelle del taglio dell'albero è stata una polemica innescata in un tratto del viale che presumo non sia di competenza però della circoscrizione. Dopo si è andato avanti con tutta la via? Si è andato avanti perché in realtà l'intervento è stato capillare in più punti del viale, e ovviamente in questo momento non era essenzialmente nella nostra circoscrizione, ma è un rinnovamento, un processo di rinnovamento che va avanti anche da 2 anni a questa parte. Okay, quindi il terzo anno. Siamo in collegamento ora con Annalisa per le previsioni del tempo. Bernardo, allora ricordiamo, per oggi sono previste condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso, con temporanei addensamenti nelle ore centrali della giornata. Per domani sabato 5 dicembre sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con addensamenti stratificati e tendenza però a diminuzione della nuvolosità. Le temperature saranno stazionarie con minime di 9 gradi e massime di 14. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo o quasi calmo, visibilità da discreta a scarsa con foschie anche dense. Per questo collegamento è tutto, ci rivediamo più tardi per l'ultimo della giornata. A dopo. Bene, grazie Annalisa allora per le informazioni riguardo al meteo che possiamo vedere anche dalla grafica della panoramica della terrazza di Tele4, che come potete vedere, ringrazio la regia per l'inquadratura, è diversa rispetto a prima, però un po' di foschia, un po' di umidità, questo più o meno la temperatura che si attesta, la visibilità che si attesta oggi venerdì 4 di dicembre. Bene, diamo adesso linea alla pubblicità, rientriamo fra poco sempre in compagnia del nostro ospite Giuliano Visintin della terza circoscrizione per altri temi proprio riguardo a questo territorio. Fra poco. Rieccoci in diretta con Sveglia Trieste, quest'oggi nella seconda parte della nostra trasmissione l'ospite che potete vedere al mio fianco è Giuliano Visintin della terza circoscrizione. Abbiamo un'altra telefonata in linea. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei chiedere se è previsto qualcosa per l'installazione di pensiline alle fermate degli autobus di Viale Miramare all'altezza del Saturnia e del Marina Mercantile. Adesso ci sono quelle che io considero una presa in giro totale, perché non proteggono assolutamente niente. Come socio del Circolo Marina ci siamo attivati moltissimo chiedendo che rimettessero quelle vecchie che c'erano prima con protezioni laterali, e abbiamo sentito le storie più incredibili. Una era ma queste sono date in uso gratuito, vabbè, ma se non servono tanto vale non metterle, insomma. E poi una più bella ancora, che le vecchie pensiline erano fuori legge perché non permettevano il transito delle sedie a rotelle per disabili, il che non è affatto vero, perché noi avevamo soci in sedie a rotelle, passavano tranquillamente, non erano mai stati trasferiti sulla sede stradale. Si può fare qualcosa, perché quella zona è veramente infernale. Tele4 è già venuto 3 anni fa, chiamato da noi, ha fatto un servizio vox clamantis, non è successo niente. La ringrazio. Buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Possibile fare qualcosa? Possibile, ma difficile. Indubbiamente la cosa della fuorilegge mi risulta molto strano, anche perché in alcune parti della città non sono state sostituite. Penso al capolinea della 26, in zona mia, su Ingretta, Largo Zoppo, che è ancora la vecchia pensilina. E per fortuna, perché il problema della bora in determinati tratti è evidente, che con le nuove pensiline è difficile da ostacolare.
Di sicuro quello che posso dirti è che almeno una volta ci veniva detto che era di competenza della provincia e la questione delle pensiline soprattutto, e mentre il montechilometri degli autobus sappiamo regionale, le pensiline invece era provinciale. E noi segnaleremo, so che come circoscrizione dovremmo avere un incontro con alcuni dirigenti della Trieste Trasporti per parlare di alcuni problemi quali il sovraffollamento della linea 38 in alcune fasce orarie e chiaramente più o meno lo stesso problema sulla linea 17 negli orari chiaramente della mattina, dove abbiamo il traffico di universitari che va su, e anche nel periodo estivo la linea 636. Visto che dovremo parlare di queste cose, sarà occasione, io mi sono preso un appunto, di segnalare anche questo problema. Ma si può in qualche modo sollecitare un potenziamento di più corse o cosa si può fare in questi termini? Dunque, tutto è legato, sappiamo, al monte chilometri, quindi è molto, molto difficile, per esempio, dire mettiamo un autobus in più, no? A meno che non ci siano delle situazioni di emergenza, perché mettere un autobus in più su una linea vuol dire tirare via dei chilometri da qualche altra linea, quindi certo, diminuirne la frequenza altrove. E di certo è che si può vedere, per esempio, la mia idea, ma è un'idea, poi bisognerà vedere se la accoglieranno, nel percorso della 17, per esempio, sappiamo che la 4 fa lo stesso percorso per lunghi tratti della 17, almeno fino all'università, ma salta alcune fermate. Il monte chilometri rimane lo stesso. Se la 4 si fermasse, per esempio, davanti all'ex Godina, certo, magari il sovraffollamento della linea 17 o della 39 che si ferma anche là sarebbe un pelino minore, cioè si sgraverebbe un distribuito. Po' là. Allora magari qualche piccolo accorgimento, dopo parleremo appunto con i dirigenti che ci diranno perché sì e perché no. Chiaro. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Paolo. Voglio fare una considerazione, no? Io mi ricordo che quando ero muletto, perché avevamo quelle là che stai parlando, degli autobus, sì. Mi ricordo San Giovanni che era per esempio una che addirittura si poteva chiudersi dentro quella porta, cioè era le robe buone, le accavate, e adesso io ho messo queste pensiline che non serve a niente, se andate a vedere anche quella che c'è davanti all'acqua marina, che viene fuori gente che non può camminare, che sta in piedi per miracolo, non c'è neanche una tettoietta, non c'è niente, zero, sì, basta sì, che piovi un pochetto che la gente si lava. E ritorno per bone e mette le robe che non vogliono una cica, e dopo bisogna mettere le robe che non vogliono una cica per rimettere le nuove robe semi buone, perché quelle che avremo negli anni 70 non le avremo più. Purtroppo. Di questo sono sicuro. No, è vero, così. Grazie. Tutto qua. Grazie. Questo rimando a quelle che erano le pensiline una volta, che fondamentalmente coprivano dal vento, soprattutto sì, in quei chiaro, punti dove chiaro, soffia più forte. Specie lateralmente, sì, assolutamente. Sono i rapporti, quelli fra la circoscrizione e il comune, che in questo caso poi si farà carico di sentire eventualmente anche le aziende preposte, le ex municipalizzate o le municipalizzate, che portano a veri e propri riscontri effettivi, oppure una volta ci si perde. Diciamo che i rapporti sono ottimi, è chiaro che su un 100% di input non tutto può arrivare, perché chiaramente non ci siamo solo noi, anche questioni più importanti, ma io devo dire che la collaborazione con il comune è stata positiva fino a questo momento. Non più tardi di venerdì scorso, a proposito di questa famosa riunione, mi sono permesso di bloccare dopo un tecnico comunale e anche l'assessore da Preto per domandargli di altre due questioni che mi stavano a cuore. Entrambi si sono fermati a discorrere con il sottoscritto, nonostante le due ore passa di intervento con la gente, e due giorni dopo ho ricevuto una mail di risposta, quindi devo dire anche molto tempestivi, molto veloci. Quindi ci sono stati tanti contatti, non sempre possiamo essere accontentati su tutto, certo, è evidente questo. Però io direi che i rapporti sono ottimi e quando è stato possibile accontentarci è stato fatto. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno. 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 Prego. Allora, io volevo chiedere al nostro ospite se è possibile mettere la via Baseggio a senso unico, perché in determinate ore, mattina, pomeriggio, sera, è impossibile passarci perché la via è stretta. Lei lo saprà meglio di me perché stando in via Prince la vede. Certo. E visto considerato che c'è la strada di Friuli, via Baseggio, la strada superiore, la via Tolmezzo, perciò veda se può fare qualche cosa, non è che voglio la luna nel posto. Certo. Però se è possibile fare qualcosa, in fondo non,
si fa un cerchio, un otto e vivono tutti bene. La ringrazio. Grazie a lei. Grazie a lei. Ok. Allora, credo che fosse già per un periodo Via dei Baseggio. Via dei Baseggio, tanto per dare una collocazione, sì, è una laterale tra Via Venzone e Via dei Tofani, poi c'è Via dei Baseggio e poi sta dal Friuli, subito dopo la salita di Greta. E per un periodo era già a senso unico quella via, poi è stata cambiata e ricordo che anche all'inizio della nostra consigliatura era stata avanzata questa ipotesi per permettere una circolazione più fluida. Mi pare di ricordare che era stato permesso il doppio senso forse per facilitare la CEGAS nel trasbordo dei rifiuti e indubbiamente si può riproporre perché qualcosa è cambiato proprio perché è cambiata la raccolta dei rifiuti. Quindi abbiamo delle isole ecologiche che non sono più disseminate come un tempo e sì, avanzerò senza dubbio la proposta e vediamo cosa decideranno i tecnici comunali. Non credo sia un grosso problema, ecco. Abbiamo ancora una telefonata, se non sbaglio. Pronto? Pronto? Niente, come non detto, allora andiamo avanti. La circoscrizione si sta adoperando anche per delle iniziative, in particolare per il Natale. Ci sono state alcune polemiche nei giorni scorsi, ma qualcosa si sta facendo? Sì, la nostra circoscrizione, tante polemiche, per fortuna, questa volta non ci sono state, hanno operato molto bene e faccio pubblicamente i complimenti sia al presidente Piero Ambroset che il coordinatore della commissione Igor Polshak, che si sono occupati della gestione dei fondi lungo tutto l'anno. Noi sapete che da quando c'è il patto di stabilità non abbiamo più l'evidenza totale dei soldi, lavoriamo in dodicesimi e devo dire che sono stati molto bravi a fare un programma estivo pieno, con anche una rassegna cinematografica ogni settimana, e a far avanzare, nonostante tutto, quasi 4.100 euro per le manifestazioni natalizie, che sono stati totalmente investiti su tutta la circoscrizione. E abbiamo iniziato, in realtà credo si sia già iniziato a fare i primi spettacoli teatrali, e il prossimo spettacolo è in Villa Prince. Grazie al gruppo tecnico territoriale delle microaree ci sarà un pomeriggio di festa, possiamo dire così, aspettando San Nicolò con alcune rappresentazioni anche teatrali a partire dalle 15 e dopodiché avremo diversi concerti in varie chiese della nostra città, della nostra circoscrizione. Avremo Barcola, avremo Greta e mi pare anche la chiesa di San Francesco giù in via Giulia. E per, come dire, il dato puntuale sugli orari e sulle date, so che stanno producendo un calendario che sarà disponibile su Rete Civica, credo già dall'inizio della prossima settimana, perché era in stampa questa settimana. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo sapere perché... Sì, abbassi il volume del televisore per cortesia. Sì, eccolo qua. Perfetto. Sì, volevo sapere per quale motivo è stato chiuso l'ufficio comunale di Roiano, quello lì che era in largo Roiano. Serviva per tutto Barcola, Alta, Bassa, in Greta, era una grande bacino utenza. Adesso bisogna andare o a Prosecco o in città, non so dove è la convenienza, per noi è molto scomodo. Certo, certo. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Penso si faccia riferimento alla chiusura del centro civico. Assolutamente. Che ha lasciato scontenti molti, devo essere sincero. Ha lasciato scontento anche nella sua totalità la circoscrizione, bisogna essere onesti. Fra l'altro era stato riammodernato poco tempo prima, ero anche presente all'inaugurazione quando è stato riammodernato. Dispiace, ricordo che il comune aveva fornito delle spiegazioni in merito ovviamente a un minor utilizzo da parte dei cittadini del centro civico e quindi la necessità di accorpare, una spesa molto elevata, e quindi la necessità di accorpare i centri civici in modo da rendere quelli che sono operativi più operativi e quelli che erano poco utilizzati, come dire, ridurli. Certo è che Roiano serviva un grande bacino d'utenza perché è molto residenziale. Sì, è stato un brutto colpo. Abbiamo fatto quello che potevamo, però c'erano esigenze superiori. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. 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 Allora io volevo chiedere una cosa, se è possibile, no? Sì. Si parla sempre delle pensiline. Sì. Io abito a Valmaura, l'ultima dove c'è lì, insomma, quello lì. E hanno messo, come ha detto la signora, sempre solo da Pistoia. Io sono andata dappertutto. Lì, qua sono signori anziani, c'è l'asilo, c'è tutto.
non ne ho risposto, però ma una volta che hanno fatto non si può più fare niente. Però voi venite d'inverno, quando piove, quando c'è il vento, a cosa serve quella pensilina? Non abbiamo, abbiamo chiesto almeno un scagno per sedersi o qualcosa, hanno detto che è impossibile, perché non c'è dove mettere, va bene? Mm. Però abbiamo fatto la prova, si può mettere una pensilina anche con le laterali differenti, ma in piccole, ma si può mettere. Però ho detto che una volta messa quella non si può riparare, non si può fare niente. Sono andata in provincia, sono andata in ufficio, sono andata dappertutto. Ha detto una volta messa quella non si può fare niente. Però che vengano loro d'inverno qua di noi, Wilma e Maura, quando c'è l'inverno, c'è il freddo, c'è il neve, c'è tutto. Grazie. E poi vedrete, insomma, grazie a voi e buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata. È un problema sentito, chiaramente è un problema sentito, poi figuratevi, la signora era di Valmaura, io comunque anche abito a Greta, che non è che sia proprio un rione dove non soffia la bora, è un problema, è un problema. E la signora ha detto che ha provato tante vie nel tentativo di risolvere la situazione, proveremo anche quella della circoscrizione, cioè quello che posso fare io e che possiamo fare noi come circoscrizione è mandare ulteriormente avanti questa voce che, come abbiamo visto oggi, è effettivamente un problema largo e sentito. Sulle panchine, sui posti a sedere, anche quella è un'esigenza, sorrido perché non più tardi di 4-5 mesi fa in Piazza dell'Osoppo, tanto per rimanere sempre in zona, sono apparse due sedie di legno a fianco per permettere, quando si dice di necessità virtù, di necessità, perché chiaramente c'è necessità. Ma a chi è il compito, di chi è il compito di installare eventualmente nei pressi di una fermata dell'autobus non solo le pensiline ma anche le sedie, le panche? Sempre della provincia o è quel comodato che dà l'azienda? Come funziona? Questo bisognerebbe scoprirlo, perché appunto quando si tratta di trasporti urbani è tutto un mistero. Sì, un rebus, no? Ognuno ha una piccola competenza e di sicuro c'è che vuoi per queste nuove pensiline, vuoi per queste copertazioni laterali che non sono evidentemente sufficienti, qualcosa va fatto. Ci sono state modifiche alla viabilità degli autobus nelle zone di Roiano, di Gretta, di Barcola, salvo quelle magari estive e invernali, oppure tutto sommato almeno su quel frangente la copertura è abbastanza completa? No, la copertura è mantenuta e devo dire che appunto a parte il periodo estivo con la 6.36 che cambia un poco, la copertura è stata mantenuta e devo dire che pur abitando in una periferia, perché è una periferia anche abbastanza lontana dal centro, 26.38 per dire di Gretta fanno un ottimo servizio, fino anche a tardo orario, specie la 26, la 5 e la 8 da Roiano hanno un'ottima frequenza. Ecco, proprio quello volevo domandare, le 5 e la 8 resteranno nello stesso capolinea anche dopo i lavori delle polstrade, oppure hai previsto quello, sì, da quello che mi è stato dato di vedere, sì, rimarranno là, la via verrà allargata, quindi via Verona del Bacchino diventerà più larga, questo faciliterà anche appunto la sosta chiaramente, ma anche il passaggio dei bus che purtroppo sappiamo lì tendono, in via molto strette, tendono tante volte a bloccarsi per un parcheggio in doppia fila. Come dicendo, l'unico problema, se vogliamo, che mi viene segnalato sulla linea bus è inerente alla linea 38, dove abbiamo avuto diverse segnalazioni di persone che abitano in via Bonomea e in determinati orari che corrispondono per lo più al fine lavoro di chi lavora su alla Sissa, certo. E trovano il bus completamente pieno. Non riescono a scendere, anche perché è un autobus piccolo. È un autobus piccolo, il problema è che appunto non lo si può sostituire con un autobus grande per questione di manovra. Non si riesce, manovra, e non si riesce neanche da su, visto le pendenze, e là forse bisognerà pensare qualcosa per ovviare in qualche modo. Tipo un sidecar. Sì, oppure una linea alternativa o un abbonamento, non lo so, io adesso la dico in maniera molto bonaria, per incentivare chi lavora su a prendere magari il tram per scendere. È un'idea. Sì, delle idee alternative. Ecco. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, parlo con lei. Sì. Ah, se c'è una risonanza. Senta, approfitto dell'occasione per segnalare una cosa, ho il ritorno del telefono, non sento niente. Noi mi spiace. Ecco, sì, ecco, adesso la sento bene. Prego. Grazie. Ecco, approfitto della situazione per segnalarvi forse una cosa stupida, ma che non si risolve già da 2 anni, non è scritto.
ci sono i cassonetti in via Moro, sa dov'è? La strada privata che parte, sì, la strada privata ma aperta al pubblico, via, parte dal secondo parcheggio di via del Friuli, via Bernardi, via Moro. Sì. È lunga quasi un chilometro. In fondo ci sono anche due cassonetti. Sì. Sono quasi due anni che un cassonetto è al margine del bosco, tra l'altro, un cassonetto ha il coperchio rotto. Okay. Cioè, io infilo le immondizie, sapete, non mi sembra neanche che apra il cassonetto. Perciò non mi sembra che sia norma igienica, neanche, cioè, quando piove, piove dentro, non so. Speravo che fosse compito degli addetti ai lavori, ma certo. Sono due anni che sono lì. Se si fa, meglio, se no pazienza. Grazie. Grazie, scusate. grazie, buona giornata. Pubblicità, rispondiamo fra poco alla telespettatrice, no? Perché quello dei cassonetti rotti è una, diciamo, un aspetto che ha toccato diverse zone della città. Fra poco. Rieccoci sempre in diretta con Sveglia Trieste, in compagnia del consigliere della terza circoscrizione Giuliano Visintin. Sono molti i temi che stiamo affrontando, in particolare delle zone rionali proprio della terza circoscrizione, ma non solo. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ho aperto la vostra trasmissione in ritardo, solitamente la apro prima. Mi sembra che il signore faccia parte della terza circoscrizione, giusto? Sì, esatto, sì. Ecco, allora volevo dirle, ho già detto al consigliere Babuber, trovato per strada, volevo dire al signore che oltre che Greta, Eroiano e Barcola, nella terza circoscrizione c'è anche Polonia e Scorcola. Sì, siamo un po' malandati, nel senso che non facciamo parte di nessuna circoscrizione da quando sono state riunite le circoscrizioni nel lontano 90. Certo, certo. Questo volevo signora, dire. Signora, lei ha da segnalare... Lei ha da segnalare qualcosa in particolare su Colonia sì, e Scorcola? Io abito in via dei Baiardi. Come no? Qui quando c'è qualche problema telefoniamo alla circoscrizione, io perlomeno perché non ci sono, dicono che questo è un quartiere dormitorio. Adesso ci sono nuove famiglie con tanti bambini anche, e quando c'è qualche problema, specialmente... per la strada, perché siamo una strada piccola e il senso è doppio e qualche volta ci sono dei grossi problemi, io non riesco a mettermi in contatto con nessuno, telefono e una volta c'era sempre un segretario in circoscrizione, adesso non c'è nessuno, non so con chi parlare e poi siccome non mi fermo vado direttamente in comune, ecco, dagli addetti preposti. Certo. Perciò vorrei, non so, che si interessassero anche appunto di Colonia Scorcola, che non è un pezzetto piccolo di città. Per forza. Certo. Sì, grazie. Grazie a lei, grazie. Buona giornata. Allora, come dicevo prima, avere un territorio così ampio produce anche questo genere di problemi. Tranquillizzo la signora nel dirle che siamo 20 consiglieri e siamo abbastanza sparsi sul territorio. Abbiamo consiglieri anche appunto di Colonia e di Scorcola. E sulle problematiche di non avere un segretario al momento, è vero, c'è un periodo di cambiamento, siamo senza segreteria. Se la signora insiste nel telefonare, la telefonata viene deviata direttamente al presidente della circoscrizione, quindi lei può parlare direttamente con Piero Ambroset, che è il nostro presidente. In alternativa ci sono gli indirizzi, c'è l'indirizzo mail della circoscrizione, terza circoscrizione, @comune.trieste.it, se non vado errato, ma dovrebbe essere giusto. E su Rete Civica trova anche tutti i nostri indirizzi personali. E di più, noi ci riuniamo 2-3 volte al mese, le sedute sono apertissime, quindi qualsiasi problema, qualsiasi esigenza che si riscontri, siamo là per quello, quindi va bene fermarci anche per strada quando ci vedete, siamo lì appunto anche per quello, ma ci siamo anche come istituzione. Dispiace che in questo momento non abbiamo un segretario, ma siamo raggiungibili e assolutamente non ci sono rioni di serie B. Sono tutti importantissimi, è un rione molto vasto e noi reagiamo appena abbiamo delle segnalazioni o appena vediamo qualcosa. Poi io faccio una domanda proprio su questo aspetto che era curioso ed è emerso più volte. Prima abbiamo una telefonata, se non sbaglio. Pronto? 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 Buongiorno. 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 Pronto? Sì, la sentiamo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego.
senta, io il giorno 2 ho avuto sono stata vittima di uno scippo. Ah. Sì. E in un negozio di città di Trieste, logicamente. Sì. E purtroppo mi hanno portato via la pensione e tutto quanto. Non sono stata in un negozio di Trieste, direi, non so se posso dirlo, ma forse è meglio di no. Comunque, sì, è meglio, forse se qualche cosa ho fatto la denuncia ai carabinieri, sì, di San Giacomo, sì, e loro mi hanno fatto il verbale e tutto quanto, però i soldi logicamente hanno detto che non li avrò sicuro. In che via è stata scippata, signora? Prego. In che via? In un negozio di via di Corso Italia. Corso Italia. Mi può spiegare la dinamica? La dinamica è stata che questo negozio è sempre pieno di gente, sempre. Sì. E c'erano tante persone. Sì. Io sono andata a riscuotere la mia pensione per pagare l'assicurazione della casa, una cosa l'altra, sì. Sì. E avevo questa busta in borsa con i soldi la ex banca commerciale di Piazza della Borsa. Ma mi sono messo la signora i soldi nella busta, logicamente, e allora sono andata subito alle generali lì a pagare e poi sono andata in due posti, avevo sempre la busta con me, e dentro in borsa ovviamente, e quando sono entrata in questo negozio per comprare c'erano tante persone. C'era una signorina che mi è venuta incontro chiedendomi cosa sono quei numeri, che sono i numeri diciamo per la fila, perché è talmente tanta gente in quel posto. E io gli ho detto se prenda il numero e poi quando chiameranno il suo numero lei andrà a comprare quello che deve comprare. Certo. E basta. Poi quando esco io, e sono ancora lì, dopo che ero dentro circa 10 minuti, perché ho parlato con la dottoressa, una cosa l'altra, e poi sono uscita e questa è ancora lì. E mi fa un sorriso, così come con dire che prima ci siamo viste, che abbiamo parlato, sì. Io non ho detto una parola, certo, un sorriso, però mi sono sentita come uno strattone nella schiena, così. Però non ci ho fatto caso perché c'erano tante persone, una cosa all'altra, non ho fatto caso, proprio le dico sinceramente. Mm. Esco e vado per prendere il pane e nella borsa non c'era più la busta. Mm. Ecco, questo è il punto. E per fortuna che avevo il portamonete con qualche spicciolo per comprare il pane. Adesso io dico, guardi, so che purtroppo succedono queste cose. Sì. E io non chiedo niente, per me ormai è perso, solo che m'hanno messo proprio, guardi, KO. Comunque, immagini. Ci credo. E allora volevo solo dire un po' di controllo, più controllo. Più sicurezza. Più controllo, perché con questa gente che io guardi, non odio nessuno, non ho pregiudizi su nessuno, ma se le persone si comportassero bene non succederebbero questi fatti così incresciosi. Senz'altro. Perché loro quando trovano o si perde, ma lì mi hanno proprio, non so come hanno fatto, hanno aperto la borsa, non l'ho capito, il maresciallo dei carabinieri mi ha detto quelli là, dice, se tutte le cose brutte che stanno facendo, dice, facessero delle cose per bene, va bene, dice, tutti quanti staremmo meglio. Immagino, perché vengono fatte più cose brutte che cose belle, no? Sicuramente. Ecco, e allora lei capisce che non so più cosa. Mi hanno rovinato, perché guardi, mi hanno rovinato perché io avevo da fare, pagare una cosa o l'altra. E vabbè, non so, mi arrangerò. E certo non benedirò sinceramente quella persona che è stata, le persone che sono state. Sicuramente, giusto? Sicuramente, sicuramente. Grazie della sua testimonianza. Questo è tutto. Io chiedo,
un po' di controllo più adeguato, insomma, ecco, specialmente in questo periodo. Certo, specialmente in periodi, diciamo, dove sì, appunto, dove c'è più gente in giro, non solo la nostra gente qui di Trieste, che pochi siamo ormai, ma di tutte queste persone che sono, insomma, non si sa chi sono, da dove vengono, cosa fanno, fanno solo che... Non posso dire se erano italiani, se erano... Comunque no, momento, quando questa signorina mi ha parlato dei numeri, parlava, non parlava italiano, diciamo bene, ecco, assolutamente, perciò non era di qua, non era nostra, diciamo. Ho capito, va bene, grazie signora. Ringrazio a voi, e so che voi... L'unica cosa è quella di... E divulgare nel senso di poter avere più come dire, essere un po' più sicuri camminando per la strada, ecco. Certo, grazie della sua testimonianza, buona giornata. Assolutamente solidarietà alla signora, è una cosa terribile e devo dire che purtroppo è un'esigenza molto sentita. La sicurezza ormai oggigiorno è forse la priorità dopo il lavoro. Assolutamente sì. E la salute. Devo dire che la scomparsa del poliziotto di quartiere un poco anche ha inciso. Io posso dire che forse magari non può... Non ci sono più? Non ovunque, non in tutte, almeno da quello che mi risulta non sono più come erano una volta in tutte le circoscrizioni, almeno so che da noi non ci sono più. E avere comunque la figura di riferimento che passava, che camminava, comunque alla gente dà quella sicurezza e magari situazioni come queste vengono evitate. E avanzavamo una risposta a una signora prima sui bottini di Via Moro. Posso dirle che mi attiverò direttamente in giornata e su queste questioni qua, conoscendo il tecnico di area, il dirigente di area, si riesce a risolvere di solito abbastanza in fretta. Non prometto nulla perché ovviamente devo ancora parlarci, però grazie per la segnalazione, probabilmente non sarà stato notato, cercheremo di risolvere nel più breve tempo possibile. Finita la trasmissione gli do un colpo di telefono e vediamo se riusciamo a risolvere almeno la questione, questa questione del bottino, che è facilmente risolvibile almeno. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi chiamo Flori. Sì. Volevo segnalare la via Perarolo, la scala che porta giù alla via del Boveto, mi pare si chiama. Sì. Quella scala è abbandonata da più di 8 anni. Ci sono la segnaletica, insomma, che dice che la scala è disestata. In effetti è molto pericoloso andare giù, mi faccio il segno della croce ogni volta che devo passare di là, perché se no devo fare tutto il giro lungo. E comunque credo che a tante persone sarebbe utile che quella scala fosse messa a posto, ecco. Credo sia una priorità rispetto a tante altre cose, tipo allungare il canale di Sant'Antonio, insomma, ci sono tante piccole grandi cose che devono essere portate a termine. Certo. Nella nostra città, fra queste anche la scala di via del Perarolo. Ok, assolutamente. Grazie, buona giornata. Conosci la zona, immagino. Assolutamente sì, e devo dare subito purtroppo una delusione alla signora. E la scala di Perarolo è stata oggetto di una delle prime mozioni che ho fatto in circoscrizione quando sono stato insediato, e purtroppo quella scala è privata, quindi il comune non può intervenire. È stato chiesto più volte al proprietario di sistemarla, appunto perché, come ha detto la signora, è pericolante ed è molto pericolosa. E la situazione è quella che purtroppo vede, e il comune non può intervenire ovviamente su una proprietà privata, quindi è una situazione di stallo. O cambia, e chiaramente il privato non vuole spendere, è privato, non vuole spendere, quindi siamo un po' ostaggi di questa situazione. Una situazione che già si era verificata anche a San Luigi con un muro pericolante, un discorso analogo, un privato proprietario del terreno cui era compreso anche il muro non ha voluto metterlo per questione di soldi, forse non era neanche stato rintracciato perché non si riusciva a trovare, sta di fatto che quella via è stata chiusa, costringendo chi transitava
per quella zona a fare un lungo giro. Insomma, sono situazioni un po' anche paradossali per certi aspetti, che una scala sia privata sì, diventa quasi anche curioso, perché la gente non se l'aspetta. No? Assolutamente, e poi bisogna considerare soprattutto il disagio che si viene a creare in una via stretta come via del Perarolo, dove le macchine passano a fatica, quindi il pedone deve transitare in un praticamente senso quasi unico per la dimensione, parlo, e praticamente fra una macchina diventa pericoloso. Purtroppo sì, non si può fare nulla finché il privato non decide di fare qualcosa o di cedere magari al comune, se lui non vuole, ammesso che il comune possa in un periodo di ristrettezze economiche come questo acquistare una scala. La signora faceva riferimento al lavoro di Ponte Rosso, questo grande cantiere sì. Che è ipotetico, perché alla fine sì. Siamo solo nell'ordine delle idee, di Piazza Ponte Rosso, e c'è chi dice che forse non è questa la priorità. Ma allora è una scelta chiaramente quella di allungare poi il canale fino a, è una scelta che può piacere o può non piacere. Mi viene in mente il discorso, sempre rimanendo in zona, sul famoso ponte curto, passaggio Joyce, che ha spaccato in due la città, no? E devo anche dire che, fra parentesi, ero uno di quelli che non era proprio favorevole al ponte curto per lo stacco architettonico tra quello che è la zona e quello che è invece era in vetro la nuova zona, il nuovo ponte. Chiaro. Poi mi sono dovuto ricredere, perché in realtà adesso quando ci passo, sì, oltre ad essere comodo è anche piacevole, specie di sera, passarci. Non pensavo, faccio mea culpa, devo dire che avevano ragione loro. E sull'utilità di quel canale non lo so, può essere carino, di sicuro è uno dei punti di attrazione della nostra città, insieme a Piazza Unità, al Castello di Miramare, San Giusto. Questo canale che arriva fino alla chiesa di Sant'Antonio è uno dei punti di attrazione della città, potrebbe renderlo particolarmente più appetibile. Diciamo che già adesso c'è da farci un discorso serio anche sul disagio che i lavori potrebbero causare. Già adesso, oltre che sui costi, già adesso vedo che i lavori che ci sono in Piazza Ponte Rosso hanno causato in chi lavora là intorno non pochi disagi, ho ricevuto diverse segnalazioni, anche se non è la mia circoscrizione, però lo stesso mi sono state segnalate diversi disguidi, c'è da aver pazienza in quel caso, però sì, può essere un'idea, soprattutto in considerazione del fatto che mi sembra di aver capito che i fondi per fare questo lavoro non fossero nostri, comunali, ma arrivassero da fuori tramite progetti, esattamente la terza. Abbiamo ancora una telefonata, pronto? Buongiorno. Volevo un'informazione. Prego. Io abito in Vicolo delle Rose. Sì. E io so che dopo 20 anni di transito sia pedonale che automobilistico, la strada è stata rilevata dal comune, quindi mi allaccio alla scala di via Perarolo. Dopo 20 anni non cade, sì, non so. Tipo una prescrizione. È proprio il comune. Ho capito. Per utilità collettiva. Ok, ok. Ci si può informare su questo? Ci si può informare. Si può informare, grazie. Veramente. Grazie signora. Sì, perché Vicolo Rosa è successo così, era strada privata, a un certo punto per utilità pubblica, e dopo 20 anni, anche 25, è diventata comunale. Certo, beh, quindi essendoci un precedente ci si può anche appellare su questo. No? Grazie signora. Grazie, buongiorno. Ringrazio molto per lo spunto, proveremo a fare leva su questa cosa qua, perché chiaramente quella scala, come ho detto, era una delle prime emozioni, perché io per primo avevo ravvisato l'esigenza di poter utilizzarla, quella scala. Chiaro. Poi su Vicolo delle Rose posso dire alla signora, visto che abita là, che ci sono in programma fra poco, dovrebbero almeno partire dei lavori di risistemazione del porfido. Del porfido. Che purtroppo là succede molto spesso, è molto sconnesso. Sia io che la consigliera Kermaz, con 3 mozioni abbiamo provato a risolvere la cosa. Ci sono dei tempi tecnici ovviamente, anche per il tratto alto di Vicolo delle Rose, dove si verifica puntualmente uno smottamento del monte che tende ad invadere la carreggiata e a sporcarlo, era già stato fatto un piccolo muro di contenimento in cemento per trattenere, che aiuta, non ha risolto. Abbiamo, credo, l'altro mese è proceduto ad un'ulteriore mozione approvata all'unanimità dal Consiglio per chiedere ulteriori misure di sicurezza perché la strada rimanga pulita e non succeda che ogni volta che c'è una pioggia superiore al normale si riempia di detriti, certo, e fango, certo. E rocce. Certo. Pubblicità, rientriamo fra poco per l'ultima parte di Sveglia Trieste. Eccoci, rieccoci sempre in diretta con Sveglia Trieste in compagnia del consigliere della terza circoscrizione Giuliano Visintin. Se non sbaglio abbiamo qualche telefonata
in attesa, vediamo, sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io disturbo perché volevo un consulto. Prima è stata citata la scala di via del Pararolo, sì. Ovviamente questa mattina va per la maggiore la domanda. Io, avendola già percorsa, avendo già visto che è in condizioni pessime, oggi apprendo che si tratta di una scala privata, quindi il problema, mi pare di capire, non è risolvibile se non a cura del proprietario. Sì. Ok, allora per quanto invece mi riguarda, io volevo segnalare il problema di un'altra strada privata, sì, in questo caso, che è l'Androna Campomarzio, ossia la via che si riparte da Campomarzio parallela alla sede del Piccolo, per capirci. Sì. È una strada che era dissestata fino a qualche anno fa, è stata riasfaltata, è stata riqualificata come zona, c'è addirittura la sede dell'Università degli Studi, eccetera. Sì. Ora, succede questo, io mi trovo spesso a transitare quasi quotidianamente in quell'area lì, soprattutto alla sera, e c'è, essendoci anche la presenza di una palestra, quindi un ritrovo di più persone, sì, noto, ma da mesi, che sistematicamente nelle ore della sera, quindi di maggior afflusso, e soprattutto nelle ore notturne, i parcheggi, che mi pare siano due, riservati ai disabili, sono costantemente occupati da vetture private. Okay. Ora, io che sono un po' un rompiscatole, mi sono preso la briga, la libertà, una sera in particolare, di chiedere a una di queste persone che sempre sporano, tagliando, eccetera, hanno occupato uno di questi posti, peraltro munita di borsone da ginnastica, quindi palesemente sana, e certo, così, certo, di chiedere in qualche maniera conto rispetto a... E mi sono sentito rispondere proprio con il sorriso, come dire, beffardo, però adesso sono serio, nel senso che dico veramente di pessimo gusto, e mi sono sentito rispondere dicendo: beh, guardi, lei chiami la polizia municipale, tanto vedrà che qui non posso intervenire, io la macchina la lascio qui e via. Io, che non mi do per vinto facilmente, ho comunque contattato la polizia municipale, salvo scoprire effettivamente, quindi da qui il discorso di scala del Pararolo, che effettivamente su una strada privata non hanno giurisdizione, credo che posso definire così. Ok, la scala in questione è pericolosa, d'accordo, c'è un'alternativa, però nel rispetto dei portatori di handicap. Certo. Che senso ha allora, no, andare a programmare, a segnare con la segnaletica orizzontale uno spazio, infatti, riservato a queste persone, se poi c'è chi, ma realmente, non è una battuta, realmente con il sorriso in faccia se ne frega? Cioè, certo, chiaro. Il termine è questo. Sì, sì. Ecco, io vi ringrazio. Grazie, grazie a lei anche per averci portato questo esempio che non credo che a tutti fosse noto come diciamo... proprietà di certe zone, di certe strade. In questo caso il telespettatore ha citato Androna Campomarzio, una strada a fondo cieco che ha alla sua fine la sede dell'Università di Trieste nella sua facoltà di lettere, e dunque un posto comunque molto popolato, frequentato. Sì, gravissimo come episodio, devo dire, un segno ma è anche, cioè, barbaria, nel senso, al di là del regolamento, cioè, è mancanza di umanamente rispetto. Fa veramente tristezza vedere gente che ragiona in questa maniera, lo dico chiaramente. Spero che si risolva in qualche maniera, perché su strada privata i vigili non possono intervenire, e spero che si risolva specialmente a favore di questi che hanno dovuto, fra l'altro di solito pagano per avere l'area riservata, quindi spero che in qualche modo si riesca a risolvere, magari parlando civilmente con queste persone, anche se da quello che ha detto il signore non sarà una cosa facile, mi sembra, purtroppo. Anche dalla risposta che lei, sì, è stata fornita, no, terribile, a lui. Terribile, veramente terribile. Il ciò si riflette sulla scala di cui abbiamo fatto menzione prima, con un episodio analogo, ossia non ci sono posti per disabili da dover salvaguardare, però si tratta di un passaggio che sta a cuore a chi... Chiaro, di una certa importanza anche per l'incolumità di chi utilizza quella via. Cioè, non è una cosa da poco, devo dire. Ma su un'iniziativa, adesso faccio un esempio, su un'iniziativa di un privato che volesse sistemarla, il proprietario potrebbe rivalersi su una specie di invasione della proprietà privata?
Guarda, io penso che ovviamente io non posso andare a lavorare a casa tua, chiaro, a sistemare delle chiaro, cose in casa tua, quindi credo che questo non sia possibile. E probabilmente se un privato volesse acquistargli la scala gli farebbe un favore a quel privato, però voglio dire, siamo in un periodo veramente dove il bilancio è non all'euro, al centesimo è vagliato, quindi credo che ogni intervento viene soppesato. E come in altre zone della città dove avevo chiesto un intervento, mi viene in mente la parte alta di Via dei Carmelitani, che è sprovvista di marciapiede, e anche lì è un po' pericoloso il transito fino al primo marciapiede, perché sei in mezzo alla strada, una strada stretta, e quindi costantemente devi ripararti fra una macchina e l'altra quando arriva una, e di solito le macchine arrivano anche dalla Bonomea, quindi con una certa velocità. Chiaro. Quindi là avevo chiesto se fosse possibile mettere un piccolo marciapiede, e diciamo che è stata presa in considerazione. Giustamente c'è la segnalazione e c'è un problema di fondi da reperire in questo momento. Volevo fare una domanda curiosa. Un telespettatore che ha chiamato più volte alla nostra trasmissione, ha chiamato anche oggi nella prima fascia oraria, ha lamentato dei rumori molto accentuati nella stagione estiva provenienti dalla diga, la cosiddetta movida selvaggia. Nella zona di Gretta, Scala Santa, Roiano in particolare, si amplifica questa cassa, diventa proprio una... È un problema risolvibile? È qualcosa di riscontrato in effetti da più cittadini? Perché non è da sottovalutare. Io gli avevo anche simpaticamente detto un giorno, proprio in diretta, ma si parla di quest'estate, insomma... che io da Roiano, abitando là, in quei giorni che il signore lamentava non avevo sentito niente, però ripeto, era una concomitanza di cause, avrò avuto le finestre chiuse, sarò sotto al telefono, avrò avuto le cuffie, insomma non ho messo assolutamente in dubbio, perché dopo ho avuto modo di sapere anche da altri che in effetti c'erano parecchi fastidi acustici, che comunque si sente, ma è proprio geograficamente una zona che rimbomba, poi anche dalla zona, non so, di Campi Elisi si sente, perché sì, cioè, non è che il suono va da una parte sola, certo. Però questo è tutto. Ci sono queste problematiche anche affrontate magari dalla circoscrizione? Allora, affrontate in circoscrizione, in realtà riguardo alla diga no, sono arrivati altri segnali per schermazzi notturni, problemi. In Rione? In Rione, sì, nella zona Barcola, più che altro. Sì, beh, immaginavo. Sì, ma inevitabile nel periodo estivo. Nel periodo estivo, chiaro. E devo dire che quello della diga assolutamente è un problema reale, e la zona, tutta la zona della via Bonomea, ma anche la via commerciale, zona via del Panorama, via commerciale alta, non avendo il suono, non trovando ostacoli, perché c'è solo il mare, quindi arriva su, arriva con facilità, poi rimbalza, come dicevi tu, fra le colline, e quindi si sente molto, molto forte. Addirittura per esperienza posso dire che in Via del Panorama, letteralmente quasi parola per parola, se la canzone è cantata. È un problema difficilmente risolvibile. Perché? Perché ci sono delle ordinanze comunali, ovviamente, che limitano i rumori a determinate fasce orarie, però in quelle fasce orarie, finché è permesso. E purtroppo è difficile intervenire. Ci è stata data lo scorso anno, se ricordo bene, un'ulteriore stretta, specie nell'ambiente urbano, sì, e su gli schiamazzi notturni, diciamo, anche la musica di questi locali con le porte aperte, è stato imposto di chiudere dopo una certa ora per evitare di disturbare, certo, il sonno, che è sacrosanto dei cittadini, per chi lavora tutto il giorno. E purtroppo sulla questione della diga io credo ci sia poco da fare, cioè bisogna... Anche perché la polizia locale, a quanto ho capito, non può intervenire perché non ha il mezzo per arrivare in diga. No, cioè, come... e credo, se ne parlava alcuni anni fa in circoscrizione in merito ad un altro locale, che il... Non ce l'ho con la diga, non sia mai... Non sia chiaro. No, che anche lo strumento, la strumentazione necessaria per diciamo tabulare i valori di inquinamento acustico, non è che sia così comune, ce ne sono un paio in regione, quindi insomma, ma non è tanto quello il problema, è proprio che se si attengono alle fasce orarie entro un determinato livello di inquinamento audio, loro possono farlo. Il problema è che viene amplificato vuoi dal mare, vuoi dalle colline, quindi, certo, quindi c'è da sopportare un po', almeno... Sì, poi anche perché, insomma, spezzando una lancia in favore della diga in questo caso, perché abbiamo citato lei. Ben vengano attività di questo tipo che danno lavoro magari a dei ragazzi che fanno i baristi, che fanno i camerieri, che attirano gente, che fanno girare l'economia, che fra l'altro attivano quella che è la vita
mondana dei giovani, insomma, ben vengano, non è che adesso c'è una campagna destabilizzatrice nei confronti di... c'è da trovare un equilibrio, perché io immagino chi il giorno dopo si deve svegliare presto e non riesce a dormire, insomma, non è una cosa piacevole. Tolto questo, c'è ancora un aspetto che io mi ero segnato, che si è verificato, purtroppo si verifica talvolta un po' a macchia in tutta la città, quello del vandalismo, in questo caso ai danni anche dei giochi per bambini, che è, oltre a essere spiacevole, già un atto vandalico di per sé, è anche triste constatarlo che i bambini che non hanno magari altre valvole di sfogo esterne, che non siano i giochi, scivoli, altalene e quant'altro, si debbano anche privare di queste. È successo a Roiano, è successo a Sant'Andrea, nella zona Campi Elisi che citavamo poco fa, proprio Sant'Andrea, nei giorni scorsi, è successo un po' anche al Giardino Pubblico, è successo un po' dovunque. A Barcola e a Roiano è successo pure, come ho menzionato poco fa. Sì, è un problema grave, difficilmente risolvibile, perché è dovuto alla inciviltà assoluta di poveretti, perché non ho altro modo di definirli in maniera non volgare, e che causa ovviamente tante volte anche dei costi molto elevati, perché se, come è accaduto a Roiano, bisogna sostituire, non so, sto pensando allo scivolo che è stato dato alle fiamme addirittura, al di là delle scritte, che già in Bratton è già quello è brutto, è proprio la rottura di tali giochi per bambini, è una cosa veramente deprimente. E devo dire che in circoscrizione sono state avanzate alcune proposte, non per ultima quella l'installazione di una telecamera magari in zona, che magari non risolve al 100%, però magari io non sono un fan delle, lo dico apertamente, di avere il controllo costante, il Grande Fratello esattamente, e penso che un'educazione civica faccia molti più risultati che un paio di telecamere. E riscontro però che in alcune zone dove effettivamente è difficile controllare, una telecamera potrebbe essere d'aiuto. Mi riferisco anche al fatto delle difficoltà che riscontrano anche gli operatori ecologici proprio nella stessa piazza Tenerivi. Parlavo prima delle deiezioni canine, la CEGAS più volte interpellata su questo motivo da noi ci ha detto che diverse volte loro passano più volte a settimana a pulire, addirittura con il mezzo pulitore. E chi viene a portare i cani li lascia purtroppo fare i loro bisogni sul suolo della piazza, tante volte va in orari che sono addirittura prima che entri in servizio la polizia, cioè prima di andare al lavoro uno porta il cane. Questo è molto triste. E devo dire che per quanto possibile noi stiamo cercando di monitorare il territorio, segnalare tempestivamente queste situazioni. Il collega Babuder ha più volte segnalato, anche troppe, povero, giustamente è una battaglia che va portata avanti, la situazione magari di degrado del sottopassaggio di Barcola, che è stato ridipinto, è stato risistemato e puntualmente viene vandalizzato poco dopo. Anche lì, visto la natura del luogo, visto l'oscurità, anche lì credo che veramente purtroppo l'unica soluzione sia quella di dotarsi di un impianto di telecamere che funga da dissuasione, da mezzo dissuasore per questi vandali incivili, ecco. Si parlava prima anche della situazione della pulizia, delle strade, dei cassonetti rotti, alcuni restano rotti nonostante i reclami dei cittadini. Ma indubbiamente mi riporti la notizia e quindi ti credo, ovviamente. Devo dire che nella mia piccola esperienza personale, le volte che ho avuto modo di ricevere una segnalazione, l'abbiamo quasi sempre risolta entro la settimana. E sono stati molto collaborativi quelli della CEGAS quando abbiamo segnalato, una volta ho segnalato che causa uno spostamento dei bottini erano finiti in una zona a forte sul tratto di vento della Bora, quindi ogni volta che c'era vento questi bottini, ormai siamo abituati, camminano, si facevano l'escursione, e tre giorni dopo mi hanno messo dei perni e li hanno bloccati in posizione. Certo. Anche perché molte volte ci vuole poco per... No, esattamente, e devo dire che sono stati molto disponibili, e quando ho segnalato la rottura di alcuni bottini me li hanno sostituiti. Laddove è stato possibile farlo, anche abbiamo ricollocato alcuni bottini, appunto in considerazione del fatto che, lo dicevo prima, la nostra città è una città particolare per conformazione, cioè non è facile fare il differenziato Trieste, non è come il Veneto, non è tutto piatto, tutto facile. Noi abbiamo una città che si arrampica, strade strette, quindi i mezzi per recuperare i bottini devono essere a misura, no? Quindi non è per niente facile.
E nonostante ciò si prosegue, si sono stati trovati degli accorgimenti e devo dire che laddove è stato segnalato una difficoltà eccessiva di raggiungere le aree ecologiche è stato lasciato magari qualche bottino ancora della vecchia indifferenziata, si è spostato il più vicino un bottino per venire, insomma c'è stata collaborazione. C'è stata collaborazione. Ultima piccola pausa pubblicitaria, rientriamo fra poco con gli ultimi minuti di Sveglia Trieste. Rieccoci per quest'ultima parte di Sveglia Trieste in compagnia del consigliere della terza circoscrizione Giuliano Visintin. Abbiamo affrontato diversi temi questa mattina, in particolare sulle circoscrizioni. Ci sono segnalazioni che riguardano anche alcune asfaltature, in particolare nel tratto di Roiano che porta all'ingresso proprio verso via di Roiano. Sì, presumo sotto il cavalcavia, sotto il ponte. No? Sì, sì. E quella è una zona che era già stata segnalata, segnaleremo nuovamente, perché sì, si creano queste buche, queste avvallamenti che sono molto pericolosi, specie per chi utilizza i mezzi a due ruote. E so che era stato fatto un intervento, credo, dicembre dello scorso anno, mettendo però il bitume a freddo, che purtroppo dura magari di meno nel tempo, quindi col passaggio poi dei mesi pesanti e degli autobus che passano, transitano sempre là sotto, si deve essere nuovamente riscavata la buca. Quindi sì, segnaleremo di nuovo assolutamente, perché è una zona di ampio transito ed è pericoloso, specie per i mezzi a due ruote. Poi c'è un aspetto che comunque è quello dei cantieri, che interessa un po' tutta la città, perché vanno a creare inevitabilmente qualche piccolo disagio, sono tutti atti a delle migliorie, si è visto in via Roma nei giorni scorsi, si è visto in via Canal Piccolo nella giornata di ieri. C'è quello di Ponte Rosso della piazza, che dura da un po', però ne abbiamo parlato anche poco fa, sta rendendo scontenti alcuni esercenti ed esercizi di conseguenza. Ruberà però dei posteggi, se non sbaglio, perché lì c'era comunque una zona di rotazione importante. Questo è in dubbio, spariscono dei posteggi, mi viene da dire è aperto il Parco San Giusto, che comunque è un grosso bacino. E quello che è vero quello che mi segnalavi, io giro abbastanza anche in quella zona, per quanto non sia ovviamente la mia circoscrizione, ma ho raccolto diverse segnalazioni in merito, legate soprattutto alla difficoltà per gli esercenti della zona di reperire delle aree carico scarico per i fornitori, perché ovviamente quello è importante, chiuso, allora sai, mettere un, per quanto ci sia tolleranza, e questo va detto, da parte dei vigili in questa situazione particolare, quindi anche se il camion si ferma in una situazione di divieto, scarica, c'è stata ampiamente tolleranza in merito, è chiaro che si cerca sempre di evitare queste situazioni per non congestionare il traffico. Quindi si è verificata questa difficoltà, mi è stata segnalata più volte, e anche la preoccupazione che spariscano insieme ai parcheggi delle aree carico-scarico. E ho chiesto lo scorso venerdì, era una delle due cose appunto che ho chiesto all'assessore lo scorso venerdì, all'assessore da Preto lo scorso venerdì, se l'area carico-scarico presente in via Genova, nel tratto tra piazza Ponte Rosso e via San Spiridione, sarebbe rimasta là, se fosse rimasta là, e l'area rimane. E mi è stato confermato, e curiosamente in quell'area al momento ci sono parcheggi, cioè sarebbe ancora agibile perché il cantiere non è arrivato ancora fino là, sono chiaro. Parcheggiate però delle auto, e quindi credo che ci sia un concorso di colpa in questo caso sulla... Poi si vedrà indubbiamente come seguirà lo sviluppo. Di sicuro quello che ho visto fino adesso, per come sta venendo la piazza Ponte Rosso, ci dà lustrarsi gli occhi, cioè è veramente un gran bel lavoro. Vedremo il prodotto finito. Ci colleghiamo con Annalisa per le previsioni del tempo. Eccoci Bernardo, pronti? L'ultimo collegamento per ricordarvi, per domani sabato 5 dicembre sono previste condizioni di cielo molto nuvoloso con addensamenti stratificati. Tendenza però a diminuzione della nuvolosità nelle ore centrali della giornata. Temperature stazionarie con minime di 9 gradi e massime di 14. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo, quasi calmo, visibilità da discreta scarsa con ampie e dense foschie. Per oggi è tutto e io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Benissimo, grazie Annalisa per tutte queste informazioni e i vari collegamenti del meteo. Come avete potuto vedere alle sue spalle la videata della terrazza di Tele4 che inquadra la zona che punta verso la Ferriera e Muggia, oggi un po' di umidità, una visibilità come diceva discreta con locali foschie.
Questo è il metro, quando uno ce l'elabora, d'altronde c'è una situazione di questo tipo, in particolare d'inverno. Avevamo parlato prima delle circoscrizioni, ne abbiamo ancora due minuti a nostra disposizione, su quelle che sono le attività natalizie. C'è già un mercatino, quello di San Nicolò, che in Viale 20 Settembre ha preso chiaramente, come di consueto in questo periodo, il via delle sue attività. Non è però nella fascia che è ricoperta dalla circoscrizione. Un tratto, ci siamo anche noi in un piccolo tratto. Ma ha competenza la circoscrizione in questi casi, oppure sono tutte organizzazioni molto più ampie? Organizzato a livello comunale. Non viene demandato niente, no? No. In questo caso no, siamo fuori, per fortuna, okay. Oserei dire, perché la situazione tra permessi e cose è abbastanza complessa. È abbastanza complicata. Un ultimo accenno sullo sport. Lo sport locale, sappiamo, purtroppo vive di difficoltà, quello calcistico in particolare, anzi esclusivamente mi verrebbe da dire, però c'è una realtà come per dire la pallacanestro Trieste e la pallanuoto che vivono piuttosto bene, almeno come appeal. No, è la lieta notizia di quest'anno, e non solo di quest'anno, anche dello scorso anno, appunto quanto sia il basket che la pallamano. Anche la pallamano, il rugby. Cioè hanno veramente... fa ben sperare, sarebbe addirittura da sperare che i modelli intrapresi nel basket, nella pallanuoto, nella pallamano, possano essere trasferiti anche in questa dolente vicenda della Triestina che sembra non avere mai fine. Che veramente è una croce sul cuore, devo dirlo. Ho aperto la prima pagina del Corriere dello Sport, la Cina chiama Ibrahimovic, viene a giocare da noi. Mi verrebbe da dire anche il Milan ha bisogno, ma questo è un parere personale. Forse avrebbe più bisogno di un centrocampista il Milan. Indubbiamente, avrebbe bisogno di tante cose il Milan, però sì, partiamo dal centrocampo, sì, senza ombra di dubbio ne avremo bisogno. Tutto sommato Bacca, Luis Adriano... Davanti ce la caviamo. Se la stanno cavando benino, ora rientra Menes, fra l'altro. Guarda, a proposito di cantieri, siamo veramente un cantiere aperto. Cerci si sta ritrovando, manca il vero Balotelli. Vediamo dopo sta pubalgia come torna. Speriamo bene, dai. Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di Sveglia Trieste. Ringrazio Giuliano Visentini per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Bene, Sveglia Trieste torna come di consueto domani mattina alle 7, dunque sintonizzatevi domani per vedere quali sono i titoli dei principali giornali e fare le vostre domande ai nostri ospiti. Grazie per averci seguito, buona giornata.